Ok, allora adesso dovremmo essere in diretta. Perciò 2 minuti ancora che condividiamo la cosa anche nelle altre pagine. Ok, allora, dovremmo essere in diretta sulle varie pagine Facebook a questo punto. E possiamo cominciare questa iniziativa via web, la prima esperienza, diciamo, che Posso abbiamo. interromperti un attimo? C'è Marco Caldinoni in diretta adesso su Rai News Ok. 24, intervistato da Stefano Corradino, che ringrazio veramente di cuore a nome di tutti per l'attenzione e la sensibilità con cui ci segue sempre. Benissimo, allora poi magari dopo metteremo anche questo pezzo di Renews 24. Caspita. Dunque, Allora. come dicevo, dunque questo è una prima iniziativa web, tra l'altro organizzata abbastanza velocemente a causa chiaramente di quelle che sono state le normative appunto dell'ultimo DPCM. Che di fatto ha impedito lo spostamento tra comuni e questo chiaramente andava a modificare in maniera radicale il tipo di iniziativa che avrebbe voluto essere un'iniziativa di testimonianza e anche di approfondimento relativo a quello che è accaduto all'interno della realtà sanitaria della Regione Lombardia in tutte le province. Questo avrebbe chiaramente ridotto la possibilità di avere fisicamente in piazza anche quel tipo di testimonianze. Come tale, abbiamo deciso nel giro di pochissime ore di cercare di trasformare almeno parte dell'iniziativa da quello che era previsto, cioè appunto questo cordone sanitario fisico sotto il palazzo della Regione, in una maratona web dove saranno presenti interventi, testimonianze.
per denunciare le politiche sanitarie degli ultimi 20 anni e il loro impatto sui diritti delle persone della regione Lombardia, ma non solo. Questa maratona ovviamente utilizza il canale Facebook. Adesso cercheremo anche di farlo passare attraverso una delle pagine di Medicina Democratica. Dato che appunto la maratona vorrebbe avere questo tipo di sviluppo, ci sarà una prima parte di un'ora circa, prima diciamo della conferenza stampa che sarà verso le 11, con 6 interventi da 10 minuti da parte di alcune persone appunto che porteranno le loro testimonianze relative ai territori per cui si partirà da Bergamo per poi sentire Brescia e anche sentire altri elementi relativi appunto alla questione della scuola con il problema della dopodiché ci saranno gli interventi di Vittorio Agnoletto, di Angelo Barbato, di Claudio Libani e poi appunto si concluderà con Marco Caldiroli che è intervistato adesso appunto da RaiNews 24, ma spero riuscirà anche a mettersi in contatto con noi. Dopodiché ci saranno altri 6 interventi di cui renderemo successivamente. Dall'Emilia-Romagna e ho già parlato troppo, direi di lasciare la prima testimonianza, che è appunto quella di Consuelo Locati, che è il legale del comitato Noi Denunceremo di Bergamo. Prego. Sì, buongiorno, grazie a tutti. Allora io vorrei, cioè Bergamo come Brescia ed altre città sono state purtroppo vittima di questa zona rossa che in realtà non doveva essere estesa a tutta la Lombardia, noi riteniamo, ma avrebbero dovuto, beh, il presidente di regione, non governatore, ma presidente di regione avrebbe dovuto intervenire quei classici 15 giorni prima. Per cercare di isolare il focolaio delle città focolaio, no? Per cui Milano, Monza, Brianza, Varese all'inizio. Beh, questo è semplicemente la dimostrazione della solita inefficienza di chi ha in mano le sorti della nostra vita e che decide di non prendere decisioni. Si tratta, noi riteniamo, l'abbiamo denunciato come comitato a partire da maggio, queste omissioni che hanno messo a rischio la vita di migliaia di persone. Vorrei partire da quello che è successo, diciamo così, giovedì, mi pare, quando in procura è stato convocato Ranieri Guerra. Ranieri Guerra, diciamo, responsabile di aver omesso la redazione di un piano pandemico nazionale adeguato, responsabile di non avere ottemperato addirittura le disposizioni del Parlamento europeo del 2013. Ma questo è il punto di partenza da cui derivano tutta una serie di inefficienze e di male gestioni del sistema sanitario lombardo, no? Per cui in questo piano pandemico che doveva essere adeguato avrebbero dovuto essere stabiliti i numeri di terapie intensive che sarebbero stati necessari per affrontare una pandemia, perché tutti sapevano che sarebbe arrivata una pandemia, anche perché la stessa legislazione italiana, c'è cioè un decreto del 13 maggio e un'ordinanza del Ministero della Salute del 30 maggio, in cui si fa riferimento al fatto che è noto che le pandemie si verificano a cicli di 5-10 anni. Per cui tutto questo ha portato l'Italia a non essere pronta, a non aver fatto scorte di dispositivi di protezione, a non aver fatto scorte di caschi CPAP,
di mascherine per l'ossigenazione, a non aver approntato ospedali adatti solo a ricevere pazienti Covid, come invece è successo. Ci sarà poi un servizio, mi pare, di report lunedì, come è successo, per esempio, negli stati che avevano un piano pandemico aggiornato. Sto riferendo, per esempio, alla Germania. La Germania aveva un piano pandemico aggiornato addirittura al 2018. Ma questo, ha portato quindi poi a tutto il collasso del nostro sistema, ospedaliero. Complice anche il fatto che Regione Lombardia ha emanato due ordinanze, io le vorrei definire criminali, del 3 marzo, del 23 marzo, che hanno contribuito indiscutibilmente alla diffusione di questo virus, al mancato e quindi poi alla morte di migliaia di persone. Quella del 3 marzo in cui si, diciamo così, obbligava attraverso nuove convenzioni, pena la revoca degli accreditamenti, sia soprattutto le RSA, ad ospitare pazienti Covid non ancora negativizzati, che può essere, voglio dire, uno strumento in quel periodo di emergenza pandemica importante, al fine di dare un po' di respiro alle terapie intensive, agli ospedali, ai reparti, insomma, in cui venivano accolti i pazienti Covid. Il problema è che, contrariamente a quello che dice Gallera, nessuno ha controllato che effettivamente poi questi pazienti venissero messi in strutture separate, di RSA, separate da quelle dove venivano ospitati già, insomma, gli ospiti delle RSA. L'altra delibera è quella del 23 marzo, in cui di fatto Regione Lombardia obbliga i medici di medicina generale a non intervenire immediatamente a visitare pazienti che presentassero sintomi Covid. Allora, questo noi sappiamo perché risulta anche nelle linee guida dell'OMS. L'intervento tempestivo è quello che aiuta, diciamo così, a evitare. Insomma, a evitare il peggioramento della malattia e quindi il ricovero nelle terapie intensive. Può essere, diciamo così, per tanti, considerato come un'impreparazione a questa pandemia che ci ha colti impreparati nella prima fase. In questa fase, invece, nel secondo picco, non c'è nessun alibi. C'era, un provvedimento, mi pare, di marzo, in cui si diceva che bisognava istituire, potenziare le USCA, le unità di continuità assistenziale, no? Per cui che consentono ai medici di recarsi, insomma, dai pazienti Covid e somministrare le prime cure. Ecco, queste USCA, per esempio, avrebbero dovuto essere potenziate e la legge prevedeva che ci fosse un USCA ogni 50.000 abitanti. Bergamo, ne avrebbe dovute avere 22. In realtà di queste USCA ce ne sono solo 6. Allora, questo è un esempio. L'esempio può continuare con i tamponi per il tracciamento che non sono stati eseguiti. I tamponi non ci sono, non sono state fatte scorte di tamponi. Parliamo anche dei vaccini antinfluenzali. Non ci sono vaccini antinfluenzali qui a Bergamo, addirittura pazienti oncologici, per cui è previsto la somministrazione dei vaccini antinfluenzali attraverso i medici di medicina generale, non li hanno, perché io ho insomma, amiche che sono pazienti oncologiche e non possono avere accesso a un vaccino antinfluenzale da un medico di medicina generale, il medico di base, perché non ne hanno a disposizione. Quindi questo è l'esempio concreto del fatto che non è vero che siamo stati impreparati perché ci ha colpito un'epidemia, una pandemia. In maniera così repentina. In realtà è vero che ci ha colpito questa pandemia, siamo stati il primo paese a essere colpito, ma noi non avevamo nemmeno già
tutto quanto era necessario per poter affrontare un evento pandemico di questa situazione. Ci sono già il 6 aprile, vorrei dire già il 6 aprile, i medici di medicina generale avevano inviato a Regione Lombardia una lettera in cui denunciavano di essere stati abbandonati, di essere stati costretti ad affrontare, essere in prima linea senza dispositivi di protezione, senza essere stati ascoltati precedentemente, già a dicembre, quando continuavano a rilevare che c'erano episodi di polmoniti anomale gravi che non potevano essere curate, non guarivano con i tradizionali medicinali, con le tradizionali cure. La stessa cosa è stata di fatto reiterata in maniera diversa recentemente, qualche giorno fa. Tutti i presidenti dell'Ordine dei Medici Lombardi hanno inviato una lettera in cui denunciavano ancora questa loro situazione. Rispetto all'abbandono, alla mancanza di direttive rispetto sia alla somministrazione, in questo caso di tamponi, sia alla somministrazione di vaccini antinfluenzali. Allora, questi fatti dimostrano che la Regione Lombardia ha avuto 5 mesi di tempo per poter approntare tutto quanto necessario a fronte dell'esperienza che era stata maturata a marzo. Non è stato fatto. Ci sono ospedali che avrebbero potuto essere utilizzati per il ricovero di pazienti Covid che non sono stati potenziati, non sono stati ristrutturati, non sono stati adeguati. Stiamo parlando di ospedali anche nel milanese. Hanno dato informazioni quest'estate che il virus, complice anche determinati personaggi, forse potrebbero evitare di parlare, credo, in cui dicevano che il virus ormai aveva perso potenza. Abbiamo riaperto tutta una serie di attività senza continuare a insistere sul fatto che bisognasse continuare a proteggersi. A Bergamo la gente quest'estate con 40 gradi andava in giro comunque ancora con le mascherine. Siamo stati, diciamo così, derisi da tante altre persone che ci dicevano che era esagerato, che non dovevamo continuare. Di fatto Bergamo adesso ha un indice RT pari più o meno a 0,7. Stiamo parlando di province focolaio che non sono state chiuse a tutela della vita delle persone, che invece hanno un RT superiore al 2,2. Io vorrei fermarmi qui anche perché il tempo sta scadendo, però questa considerazione sul fatto che continuano a persistere omissioni rispetto alla gestione di questa sanitaria al fine di tutelare la vita delle persone è veramente gravissima. Grazie, nei tempi perfetti. A questo punto io do la parola a Nino Cimino invece per quanto riguarda tutta la zona di Brescia. Prego, altri 10 minuti. Niente, saluto tutti e ringrazio della possibilità di poter intervenire. E potendo intervenire ricordiamo che quello che è successo non è successo in modo casuale, ma in realtà è soprattutto per il disastro che è successo in Lombardia, è strettamente figlio di quelle riforme successe in Lombardia, che hanno sempre più trasformato la salute in una merce. E si è completamente allontanati da quelli che erano i principi definiti dalla Costituzione, come la Repubblica tutela la salute, concetto ripreso dalla legge 883 del 78. E il conseguimento della salute non è semplicemente la diagnosi e la cura degli eventi morbosi, ma la formazione della coscienza sanitaria, la prevenzione, la riabilitazione, la salvaguardia degli ambienti del lavoro e di vita, l'igiene degli alimenti e così via. Tutto questo è stato completamente abbandonato
passando a quella sciagurata riforma, prima del 77, la legge Formigoni, che pareggiava privato e pubblico, uno spirito non si capisce bene di che concorrenza, perché il privato è sempre pagato con soldi pubblici, e poi dal disastro della legge 23 del 2015, legge Maroni, che ha completamente determinato lo sfaldamento di quella che poteva essere la sanità in Lombardia. E una sanità che che è diventata completamente ospedalocentrica. Si è assistito negli anni a una progressiva riduzione, chiusura di tutti quelli che erano i centri territoriali. Si è assistito a un depotenziamento del ruolo dei medici di medicina generale. Non sono stati minimamente sviluppati dei programmi di prevenzione riguardo le malattie, riguardo la tutela del lavoro e così via. Nel pubblico si è avuto anche una progressiva e continua nel tempo riduzione dei posti letto, nessuna programmazione sulla necessità delle rianimazioni, dei posti letto in rianimazione e così via. Ed essendo tutte le aziende, anche di fondo quelle pubbliche, trasformate in proprio aziende che debbono raggiungere un budget, alla fine si sono state avvantaggiate a cercare di erogare le prestazioni più retribuite. A Brescia ci sono più di 4 cardiochirurgie e ci sono nelle strutture pubbliche tantissime ortopedie. Il malato anziano, il malato con problemi cardiaci o altro può avere difficoltà di collocazione. Da questo quadro è comparso ed è venuto fuori il disastro del Covid, per cui non è figlio di nessuno, ma è figlio di questa disorganizzazione del sistema sanitario, e la risposta unica possibile è stata quella di riversare il tutto verso gli ospedali, e per cui l'intasamento degli ospedali, la saturazione della rianimazione e così via. Dopo marzo, tipo come rete a Brescia, avevamo avanzato delle richieste alle nostre strutture sanitarie ed anche alla regione, e che richiedevano un superamento dell'organizzazione sanitaria, una completa rivisitazione e riorganizzazione dell'assistenza territoriale, una valorizzazione dei processi di ricerca, dei processi che potessero meglio ripoter affrontare questa seconda ondata di malattia, di pandemia, che tutti sapevano che sarebbe arrivata, ma che in realtà non ha portato a nessun tipo reale di intervento. Nessun tipo di intervento, perché nel territorio non è stato effettuato in realtà nessun tipo di intervento, non sono stati potenziati i medici di medicina generale, come ricordava prima Consuelo, anche a Brescia le unità USCA che dovevano servire nel momento di emergenza in realtà non sono state potenziate. A tutt'oggi, comparsa la seconda fase di pandemia, i DPA, i DPI, cioè dire i dispositivi di protezione individuale per i medici di medicina generale, non ci sono, debbono procurarseli, debbono continuare a procurarseli da solo. Per cui nessuna programmazione di quello che avveniva, e nuovamente uno scaricare la situazione verso l'assistenza ospedaliera, che a Brescia è stata aggravata dal fatto fondamentalmente che buona parte dell'assistenza ospedaliera per i pazienti Covid sia stata girata a quello che è il più grosso ospedale pubblico della città, della provincia, gli ospedali civili, risparmiando quelle che sono le strutture private.
E anche in questo momento c'è una grossa sofferenza degli ospedali civili di Brescia, non tanto legato al numero di casi, perché come succede a Bergamo, Brescia di fondo come nuovi casi e infezioni si trova rispetto al resto della Lombardia, sicuramente rispetto a Milano, Varese, Monza in situazione migliore, ma in realtà si è avuto un progressivo peggioramento dell'assistenza perché vari malati provenienti dalle zone dove c'è una maggiore incidenza in questa seconda ondata di pandemia vengono riversate su Brescia, e questo porta a una situazione di via via saturazione sia dei posti della rianimazione sia dei posti di degenza per paziente Covid. Questo si ripercuote sulla assistenza sanitaria per tutte le altre persone. Si va verso nuovamente un nuovo blocco delle visite ambulatoriali. Le visite che erano già state rimandate durante il periodo di marzo-aprile, che si stava cercando di recuperare, vengono nuovamente bloccate e rimandate ad un anno, con altre azioni che si riescono a comprendere molto poco, tipo viene fatta la rianimazione a Bergamo con nuovi posti letto e 24 di questi posti letto debbono essere coperti da medici, personale infermieristico proveniente da Brescia, per cui dovrebbero essere più di 40 anestesisti che dal civile di Brescia si trasferiscono a Bergamo, senza però prevedere minimamente come questi medici, come questi infermieri debbano essere sostituiti. Cioè dire, si apre da una parte, si cerca di far bella figura, come vai a depotenziare delle altre realtà senza dare concrete concrete risposte. Si arriva a delibere circolari che sono realmente ridicole. Non so se l'avete letta, quella delle quarantene del personale sanitario. Personale sanitario che viene a contatto con una persona positiva deve andare in quarantena, ma è una quarantena particolare. Fa la quarantena nelle ore libere a domicilio, ma deve recarsi al lavoro ugualmente e continuare a lavorare. Gli faranno il tampone, ma sicuramente potrebbe diventare, come era già successo nelle case di riposo e altro, una fonte di grosso inquinamento e altro. E per dire un'altra particolarità di Brescia, quelli che sono i medici del lavoro che dovrebbero fare delle ispezioni e controllare nei sistemi operativi, nelle fabbriche, che le norme siano rispettate, la TS ha giustamente deciso di dedicarlo a elaborare i dati epidemiologici, per cui la medicina del lavoro a livello territoriale non esiste più. C'è stata per cui questa sciagura sta continuando, continuerà ad aumentare, e sono denunce, sono colpe non di Conte, ma sono colpe del duo Gallera-Fontana, che dovrebbero andarsene a casa. Penso di essere stato nei tempi. Sì, grazie. Grazie Nino. A questo punto sentiamo invece Antonio Macri, del Comitato Parenti degli Ospiti Fondazione Benefattori Cremaschi. Grazie, 10 minuti. Buongiorno a tutti, sono Antonio Macri e con Beppe Bettenzoli, che lui è collegato, rappresentiamo il Comitato Verità e Giustizia Ospiti della Fondazione Benefattori Cremaschi a Crema. Fondazione nella quale sono morte nel periodo febbraio-aprile 130 persone, erano i nostri purtroppo cari. Ci chiamiamo Verità e Giustizia perché vogliamo che l'opinione pubblica sappia quello che è successo veramente ai nostri cari rispetto alle ricostruzioni date dai vertici delle strutture e diciamo anche poco coperte soprattutto da quello che è
la gestione politica, soprattutto a Crema. Pretendiamo la verità soprattutto per capire quanto sia stato l'immobilismo della fondazione e delle istituzioni nel ritardo di azione nell'agire preventivamente per far sì che i nostri cari non venissero comunque ammalati dal Covid. Siamo veramente stupiti che un'intera generazione fatta di persone di una ricchezza di esperienza, quella che aveva subito la guerra come mio padre, che aveva partecipato alla lotta antifascista e alla costruzione della Repubblica, la prima generazione che ha potuto usufruire della Costituzione, che all'articolo 3, come ribadito prima, dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, e che all'articolo 32 dice che la salute come fondamentale diritto dell'individuo e l'interesse della collettività, abbia potuto essere qui in Lombardia, qui a Crema, si è vista giudicata nella propria condizione di sofferenza. Aggiungo una delibera che l'avvocato Locati ha dimenticato, quella la 11 del 30-18 del 30 marzo, che di fatto ha impedito ai pazienti, ai nostri cari, di avere le cure necessarie e ha sancito la loro eutanasia d'abbandono, fondamentalmente. Quello che noi non ci spieghiamo è come non sia stato possibile che nessuna istituzione abbia potuto pensare il rischio dei pazienti dell'RSA a cui andavano incontro. E abbiamo la certezza che queste persone non sono morte perché hanno avuto la sfortuna di aver incontrato il virus e purtroppo non ce l'hanno fatta. Sono persone che dovevano essere protette, curate in modo adeguato e bisognava garantire loro la dignità di degenti. La chiusura degli istituti ai parenti ha spesso favorito il volere occultare fuori quello che succedeva dentro. Noi abbiamo avuto delle testimonianze da parte di operatori, anche di medici, di quello che avveniva. Ovviamente alcuni gestori hanno scelto di mettersi in sicurezza velocemente, a volte bypassando le stesse indicazioni regionali. Altri hanno tentato di mantenere una normalità che salvaguardasse equilibri sempre più precari, compreso il caso improvvido di divieto dell'uso delle mascherine, come abbiamo appurato sentendo altri comitati, quello che è avvenuto al Pio Albergo Trivulzio, per esempio. La meglio molto probabilmente l'hanno avuta quelli che hanno scelto di giocare da subito in trasparenza, assumendosi il rischio delle scelte e comunicandole all'autorità, al proprio personale e alle famiglie stesse. Noi sotto quell'aspetto non abbiamo mai avuto informazioni dalla Fondazione Benefattori Cremaschi di quello che effettivamente stava succedendo, considerando il fatto che non avevamo più possibilità di vedere i nostri cari, salvo da sì, quelle videochiamate che spesso, vi garantisco, erano qualcosa di imbarazzante, proprio perché non c'era il contatto con i nostri cari. Ecco, noi chiediamo giustizia, soprattutto che la giustizia faccia le proprie considerazioni e dia le giuste pene per chi ha sbagliato. Noi abbiamo fatto più esposti alla Procura di Cremona. Al momento sappiamo che c'è un'indagine in corso e sappiamo che questo è un alibi anche per le istituzioni, per dire non se ne può parlare perché comunque è in corso, ci sono in corso degli accertamenti. Ecco, noi chiediamo appunto giustizia per chi ha agito con superficialità sulla gestione, su chi non ha garantito la protezione dei nostri cari, su chi ha deciso
o chi ha deciso in modo errato, cioè fondamentalmente abbiamo capito quanta incapacità gestionale nella situazione, l'attesa di libere, l'attesa di come fare, questo rimpallare le responsabilità sulla TS, sulla regione, sul governo centrale, però fondamentalmente l'attesa di capire cosa fare, cercando di avere decisioni da altri, purtroppo ha lasciato i nostri nella condizione di subire quello che è stato il virus. Noi vogliamo anche dare comunque, sconfiggere il silenzio di tanti sulla questione delle RSA, sul fatto che vige una cultura dell'anziano che è merce preziosa per il profitto di pochi, ma allo stesso tempo priva l'anziano della dignità di cui avrebbe veramente diritto. Noi vogliamo aderire a un progetto che riveda proprio le strutture delle RSA, non più come le strutture che abbiamo visto fino ad oggi, ma che si apra un confronto pubblico teso alla ricerca di soluzioni alternative, soluzioni abitative miste, valorizzare l'assistenza domiciliare, i servizi sociali territoriali, per far sì che comunque si possa dare la possibilità a tutti di avere una vecchiaia serena, dignitosa, ricca di relazioni e di scambi per assicurare le prestazioni necessarie sociosanitarie. Noi abbiamo ultimamente ci stiamo battendo per combattere la decisione della Regione Lombardia con l'ordinanza 620 di impedire comunque ai conoscenti e ai parenti degli ospiti di incontrare nell'RSA i propri parenti. C'è il rischio di un nuovo trauma per i ricoverati e soprattutto per la loro condizione psicofisica. Come comitato ci auguriamo che non debba ripetersi quello che è accaduto durante il lockdown precedente e che si possa dare la possibilità ai familiari di poter rivedere le proprie persone, proprio per evitare la situazione di abbandono e di solitudine. Noi come comitato abbiamo oltresì chiesto al Comune di Crema di istituire un ufficio del garante della salute e del benessere delle persone, per la dignità delle persone anziane. Al momento non abbiamo ricevuto nessuna risposta, l'abbiamo chiesto a tutti i capigruppo del Consiglio Comunale. Ribadisco, l'argomento RSA a Crema è tabù, c'è un muro di gomma che vorremmo comunque abbattere. Con questo ho finito. Grazie. Grazie. Allora, a questo punto do la parola parliamo della parte relativa alla scuola. Do la parola a Chiara Ponzini di Priorità alla Scuola. Soliti 10 minuti, grazie. Sì, certo, sarò anche molto più breve, davvero. Grazie di averci invitato oggi. Priorità alla Scuola, innanzitutto dico per chi non ci conoscesse, è un movimento nazionale. Siamo circa su 70 piazze, su 70 città in Italia. È composto da docenti, da studenti, da personale ATA e da genitori. Movimento nato in aprile e che da mesi, ormai siamo scesi in piazza tantissime volte, si batte per un ritorno a scuola in presenza, in continuità e in sicurezza. Allora, stiamo soprattutto oggi che siamo qui per parlare di salute e anche perché parliamo dalla zona rossa, io vivo a Milano, stiamo sulla parola sicurezza.
Allora, priorità alla scuola ha da fin d'aprile chiesto sicurezza nelle scuole, ha chiesto sierologici e tampone per tutto il personale scolastico, quindi sia per personale docente che per personale ATA, ha chiesto un ritorno a scuola in sicurezza attraverso il ripristino delle infermerie, delle vecchie infermerie che sulle scuole ci sono ancora, sono a volte riempite di libri, sono usate come sgabuzzini, ma in tutte le scuole ci sono. E ha chiesto anche un medico su ogni plesso scolastico. Priorità alla scuola ha sempre chiesto proprio le 3T che stanno per test, per tracciamento e per trattamento. Ad oggi aggiunge altre 2T che sono la trasparenza di dati, perché si parla tanto di chiusura a scuole, ma i dati reali del contagio non ci sono, e anche di dati sui trasporti, perché poi il problema, anche forse senza dati, ma semplicemente così a buon senso, si pensa siano proprio quei mezzi pubblici sui quali non si è assolutamente investito che fanno il viaggio per andare a queste scuole, e che si sapeva da febbraio che i ragazzi prima o poi avrebbero dovuto fare per andare e tornare dai propri istituti. Allora, gli studenti comunque della nostra regione, gli studenti delle superiori sono tutti in DAD, ora si sono aggiunti gli studenti delle seconde e le terze medie. Provvedimento che per noi riguardo alla salute è totalmente inutile, perché nonostante ATS fatichi, se c'è un minimo di tracciamento è quello delle scuole, sui ragazzi, sugli studenti ovviamente dico. ATS non riesce a star dietro ai numeri positivi, ma quello che non fa ATS lo fanno comunque i presidi. I focolai vengono individuati perché i ragazzi vengono, perché i genitori, le famiglie comunicano i nomi dei ragazzi, risultati positivi, e la classe viene messa in quarantena. Per cui inutilità assoluta di un provvedimento, quello di chiusura delle scuole, oltre appunto alla gravità che riguarda anche quella la salute, perché riguarda proprio lo stato psicofisico dei nostri ragazzi, della quale appunto direi che quasi è ormai banale e ripetitivo parlare. E oltretutto gravità per le diseguaglianze che amplifica anche da noi, anche nella ricca Milano, chiudendo tutti i ragazzi in case che sono tutte disuguali, chiudendoli in case senza sapere se vi è la banda larga perché arrivi, sia possibile fare didattica a distanza, senza sapere che, se ci sono i device per tutti, il Ministero ne ha distribuiti, ma vi assicuro, io ho 2 figli che sono in DAD e in questi giorni mancano ancora tanti computer e telefonini. La classe del mio bambino si è collegata ieri e c'erano 2 bambini senza video. Veramente vergognoso, vergognoso. Dopodiché noi chiediamo anche qui proprio, no, dalla zona rossa, chi starà a casa, perché adesso si aggiunge anche questa grossa problematica, con undicenni, dodicenni che sono stati messi in DAD. Chi darà loro da mangiare, chi li aiuterà sulle piattaforme che non sono per nulla semplici da usare. I nonni che dovrebbero essere protetti, dovrebbero essere categoria protetta, non, speriamo di no. Temiamo lo faranno sempre le donne, che sono già quasi sempre più fragili dal punto di vista lavorativo. E che tante volte fanno lavori di cura spesso sottopagati, che certo non vanno in smart working. Per cui un altro allarme che riceviamo, e ci hanno già chiamato diversi genitori anche ieri, parlavo con una mamma che ha un bambino di seconda media che sta tutto il giorno da solo, lei è maestra di un nido, il nido è aperto giustamente e deve andare a lavorare, questo bambino resta a casa appunto completamente da solo fino a che lei non torni, violando peraltro un codice della legge, nel senso che è purtroppo illegale lasciare i bambini soli fino ai 14 anni, per cui un DPCM che porta con sé anche una grossissima contraddizione proprio legislativa.
E poi ci chiediamo proprio con che faccia chiudono le scuole quando appunto non c'è trasparenza sui numeri. Dicevamo un'altra delle nostre T, la trasparenza dei numeri. Nessuno sa i numeri del contagio del profitto, come non sappiamo quello sulle scuole, nessuno sa questi numeri dalle fabbriche, le chiediamo da Confindustria ma non ci arriva nessuna risposta. Come nessuno sa quelli dei trasporti, i trasporti sui quali davvero non si è investito, almeno a Milano, nulla. I trasporti sono rimasti quelli che erano a febbraio e noi ricordiamo che a Milano ATM e MM hanno investito più di 20 milioni durante Expo per aumentare i flussi delle metropolitane. Tutto ciò succede quando in Francia, in Germania, in Irlanda, in Belgio, in Catalogna, in paesi che hanno i contagi ben più alti dei nostri, in cui si è entrati in lockdown pesanti, le scuole, tutte le scuole, a parte in alcuni di questi paesi le università, sono tutte ancora aperte. In Irlanda, dopo 12 giorni di lockdown, con scuole aperte, tutte aperte in Irlanda, anche l'università, si è avuto la diminuzione del 50% dei contagi. Questo perché nessuno, neanche noi, diciamo che ci sia rischio zero. Rischio zero non c'è da nessuna parte e neanche a scuola, nonostante appunto ci sia questo minimo di tracciamento, nonostante i bambini siano molto molto normati. I bambini vanno con le mascherine, i presidi hanno fatto davvero un gran lavoro anche sulle superiori per fare ingressi separati, per far sì che i ragazzi non si incontrassero. In tante scuole vi sono già dall'inizio dell'anno, in tante scuole superiori, l'alternanza completa di metà classe che va un giorno e metà classe un altro, proprio per ridurre la possibilità dei contagi dividendo le classi a metà. Questo quindi, dicevo, non è che noi pensiamo che ci sia il rischio zero, però la scuola è una priorità. In Europa, nei paesi che vi ho citato prima, si è pensato che la scuola sia una priorità. Questo anche perché, appunto, lo dicevo anche prima, il danno della loro chiusura significa disastro sociale, significa proprio ripiegamento in casi disuguali, impossibilità di partecipare alle lezioni per ragazzi, per bambini che abitano in spazi sovraffollati. Il 42% delle famiglie in Italia vive in situazioni di sovraffollamento. E poi significa isolamento totale per tutti i bambini, per tutti i ragazzi con bisogni educativi speciali. Io ho un bambino dislessico, l'ho seguito l'anno scorso durante la didattica a distanza, vi assicuro che non è per nulla semplice, quindi serve il privilegio di avere un genitore accanto. Le scuole, peraltro, sempre rispetto alla salute, riteniamo che potrebbero essere assolutamente un presidio anche di informazione sanitaria, quindi di prevenzione non solo per i bambini, ma per tutta la comunità che vive intorno alla scuola, per i genitori, per i familiari di quei bambini. Potrebbero attraverso la scuola essere trasferite sui siti della scuola, attraverso le circolari, potrebbero essere trasferite circolari sulla modalità, appunto, non so, di portare i bambini a fare i tamponi, sulla possibilità di trovare le informazioni di ATS, eccetera, attraverso circolari che potrebbero essere tradotte in arabo, in spagnolo, in inglese, proprio perché a Milano ci sono tante comunità migranti e a volte questo non si tiene assolutamente in considerazione. Le circolari sui siti delle scuole sono nella maggior parte dei casi in italiano e su questi siti invece potrebbero comparire anche informazioni sanitarie tradotte. Quindi priorità alla scuola, continuerà comunque a battersi proprio perché non venga messo in lockdown. Ecco, noi chiediamo questo, chiediamo che non venga messo in lockdown l'essenziale.
a Parigi, in Germania, eccetera, nei paesi che vi ho citato prima, in questo momento è chiuso tutto tranne quello che è essenziale, le farmacie, pochi negozi di alimentari e le scuole. Priorità alla scuola vuole questo e siamo sicuri davvero che senza questo lavoro che abbiamo fatto in questo momento anche nelle zone rosse, forse nelle zone rosse sarebbero chiuse forse anche le primarie, le scuole dell'infanzia, insomma con il gravissimo danno, disastro sociale che ciò comporterebbe. E chiudo dicendovi che priorità alla scuola è da qualche giorno messo in rete una petizione che adesso vi metto sulla chat, in cui appunto si fa appello al governo, alle autorità politiche che ci gestiscono, e così vi chiediamo di leggerla e di firmarla. Si richiede al più presto un ritorno a scuola, la scuola è in presenza. Grazie. Grazie a tutti. Allora, quell'indirizzo poi lo riproporremo sul sito di Medicina Democratica e anche su Facebook a questo punto. Dunque, adesso abbiamo un intervento di 10 minuti con 3 persone, Serena Giordano, Ludovico Leardi e Fabio Cavallo, per quanto riguarda il movimento antifascista. Tra l'altro Serena Giordano ci chiama direttamente dall'Inghilterra, per cui lascio a loro suddividersi i 10 minuti. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito innanzitutto. Anche io mi collegherei al discorso sempre della scuola. Intervengo a nome comunque di molti studenti e inizierei dicendo che comunque noi riconosciamo la difficoltà che c'è nella gestione di questa situazione per quanto riguarda le scuole con il virus, però secondo noi la chiusura deve essere evitata, come la chiusura di tutte quelle attività legate comunque pur sempre alla cultura, che possono essere musei, spettacolo, teatro, eccetera eccetera. E questo comunque va ad indicare quanto sia importante la cultura per un paese, e se come in Italia chiudendo le scuole, chiudendo tutte queste cose legate alla cultura, si è abbassato di tanto il livello di questa importanza. E comunque la chiusura delle scuole è stato un effetto collaterale dell'inefficienza del sistema sanitario, perché comunque nella scuola i contagi non dico che non ci siano stati, perché ci sono stati, li abbiamo visti, anzi li ho visti molto da vicino, ma sono stati una parte veramente minima, piccolissima. Le scuole hanno comunque fatto qualunque cosa per permetterci di andare, dividendo le classi, dividendo gli ingressi, dividendo qualunque cosa. Il problema più grande invece sono stati, come si diceva già prima, i trasporti. Addirittura qui in Piemonte, quando Cirio ha iniziato a annunciare la DAD, facendo andare a scuola solo il 50% degli studenti, è stata dimezzata anche, sono stati dimezzati i trasporti, sono stati dimezzati i pullman sulle stesse corse, andando a creare quindi ancora un sovraccarico ancora maggiore. E poi è arrivato il DPCM che ha chiuso completamente le scuole. E adesso lascio la parola a Serena, che appunto ci parla dell'Inghilterra. Buongiorno a tutti, grazie per avermi lasciato questo spazio per portare voce agli studenti. Sì, io in questo momento non mi trovo in Italia, mi trovo in Inghilterra, e qui le scuole, come diceva prima la referente di priorità alle scuole, sono rimaste aperte da settembre. Si continua ad andare a scuola e da 2 giorni ci troviamo in lockdown totale, ma le scuole rimarranno aperte, sono la priorità del paese, perché la cultura qua è molto più valorizzata e molto più importante, perché la gestione in Italia delle scuole non è stata priorizzata. Io ad esempio ho un genitore che lavora nel settore scolastico e dal primo lockdown si è trovata nel caos più totale. Non è stato detto come gestire la didattica a distanza al primo momento. E quando c'è stata la riapertura delle scuole a settembre,
anche lì si trovano nel caos più totale con i trasporti, con la gestione delle classi in didattica a distanza e in presenza, e questo ha portato poi alla chiusura totale che è stata inevitabile, però poteva essere evitata regolarizzando meglio la gestione delle scuole. E... Pronto? Hai terminato? No. È il microfono spento. Eh sì, è il microfono spento. Mi ha detto che ha problemi di connessione, comunque sì, penso avesse finito. Quindi possiamo lasciare la parola a Fabio. Ok, Fabio allora. Sì, buongiorno a tutti. Ho problemi col microfono. Se abbiate un attimo di... Allora, dunque, la situazione in Lombardia è gravissima. Abbiamo visto che c'è un fallimento totale di tutte le politiche sanitarie, da come sono state gestite praticamente. Abbiamo visto la grande cavolata che è stata fatta nell'ordinazione di 3 milioni di vaccini e poi sono stati bocciati dall'AIFA perché non erano norma. Abbiamo visto il volta continuo gabbana di Galera, di Fontana, con quelle dichiarazioni veramente assurde che ci hanno lasciato veramente perplessi. Non sappiamo la verità sul discorso del piano pandemico che doveva essere aggiornato. Ci sono delle indagini gigantesche in corso per quanto riguarda anche dei conflitti di interesse. Credo che ci siano veramente delle situazioni veramente drammatiche di malgestione. Gli ospedali sono quasi alla saturazione. Io abitando a Rho è ritornato l'incubo delle ambulanze. Vedo un'ambulanza ogni 10-15 minuti passare sul Sempione per cercare un punto di urgenza. Il sistema sanitario regionale è comunque a collasso. Io ho parlato con dei miei amici infermieri che lavorano praticamente in terapia intensiva e hanno detto che non ce la fanno più, quindi sono lasciati a loro stessi. Gli eroi che venivano acclamati sono stati abbandonati per la seconda volta. Questo è veramente vergognoso. È vergognoso soprattutto perché l'articolo 32 della Costituzione prevede la responsabilità dello Stato di garantire la salute del cittadino, della collettività, in condizioni di eguaglianza senza nessuna distinzione. Cioè un articolo chiaro della legge. Stiamo parlando di un servizio sanitario che è stato decentrato sul privato e che praticamente ha creato... la perdita della localizzazione sanitaria locale delle varie zone della Lombardia. Quindi secondo me c'è stato un grande conflitto di interessi, c'è stato un grande stupro della sanità lombarda vera e propria pubblica per favorire la sanità privata. E questo lo abbiamo visto con la prima epidemia che è arrivata. Purtroppo non si può andare avanti così. Teniamo presente che queste situazioni si sono create proprio per una mancata e assoluta volontà di gestire in modo corretto la situazione in essere. Il governo ha fatto quello che poteva fare. La Regione Lombardia aveva il titolo per poter intervenire immediatamente su tutte queste situazioni con le famose zone rosse. Questo era accaduto nella prima ondata. Nella seconda ci si aspettava, è stata presa alla leggera, ci si aspettava un'ondata del genere di questa epidemia. E a quanto pare prima si dice tutto va bene e poi dopo il problema non è stato risolto e la situazione è peggiorata. Quindi chi gestisce che non va assolutamente bene. Il commissariamento della sanità lombarda è veramente importante. Bisogna veramente fermare
mettere sotto verifica tutto quello che sta accadendo e tutto quello che è accaduto da parte del governo. Non possiamo continuare così, punto. Migliaia di morti, gente che si sta ammalando in maniera pazzesca. Abbiamo a che fare con un virus veramente aggressivo e pericolosissimo. E abbiamo a che fare anche con i negazionisti che ci creano questo problema, che difendono a tutto spiano l'opera di Fontana e l'opera di Gallera. Buttare 21 milioni in un ospedale in fiera, quando si potevano far ripartire i vecchi reparti dell'ospedale di Legnano, di Garbagnate e altro, sarebbe stato molto molto più conveniente, molto più veloce. Guardate, io voglio semplificare e chiudere con questo. Gino Strada, senza fare tanta polemica, insieme agli alpini a Bergamo avevano aperto praticamente un centro per il Covid, spendendo un quarto di quello che è stato speso per l'ospedale della Fiera, aperto in pompa magna, eccetera, eccetera. Questo cosa dimostra? Questo dimostra che si mette davanti l'io personale, la voglia di farsi notare, eccetera, eccetera, di aver fatto qualcosa di buono davanti alla vera volontà di combattere questa bruttissima epidemia. Ho concluso. Va bene, grazie. Allora, siccome sono le 11, avevamo già definito che alle 11 sarebbe partita la conferenza stampa, per cui chiedo a Andrea Terzaghi di passare a dopo la conferenza, mi scuso. Per cui io appunto volevo semplicemente dire due parole, ancora ricordando che questa iniziativa è stata di fatto sdoppiata, una parte minimale però fisica è rimasta appunto per i milanesi che possono muoversi e per cui abbiamo avuto tutti appunto abbiamo avuto il via libera da parte delle autorità per fare questa iniziativa anche dal punto di vista fisico. Un'altra parte, data la situazione, abbiamo deciso di trasferire appunto su web per cercare di allargare, di dare la possibilità intanto a tutti i territori di dire la loro, perché ovviamente con il nuovo DPCM c'è stata l'impossibilità di potersi muovere, per cui arrivare fisicamente sotto il palazzo della regione. E appunto per fare in modo che queste voci potessero dire la loro in questa giornata, come era stata lanciata, abbiamo deciso di trasferirla su web. Ci sono già state queste prime testimonianze nella prima parte. Adesso appunto ci sarà la conferenza stampa dove interverranno Vittorio Agnoletto, che ha appena scritto un libro molto interessante per quanto riguarda tutto ciò che è accaduto appunto nel periodo della pandemia, dal titolo Senza respiro. Angelo Barbato, Luca Venneri e Claudio Libani dalla piazza. Cercheremo appunto di fare questo tipo di collegamento. Dopodiché concluderà il nostro presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli. Poi ricominceremo con altri interventi, appunto il primo sarà quello di Andrea Terzaghi, ma avremo anche degli interventi da Bologna, da Napoli e anche da Roma con alcune persone. Pensiamo poi di concludere verso le 12:30 l'una. Allora a questo punto do la parola a Vittorio Agnoletto appunto per poter incominciare la conferenza stampa. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti. Questa iniziativa che è organizzata appunto da Campagna di Co32 e da 45 associazioni è importantissima e è altrettanto importante precisare subito che la catena sanitaria attorno alla regione Lombardia è semplicemente rinviata appena le condizioni generali e quindi la scomparsa del lockdown, la chiusura della fase di lockdown lo permetteranno. Nessuna delle ragioni per le quali tutte queste associazioni avevano
organizzato la catena sanitaria è venuta meno. Anzi, in questo momento le ragioni delle nostre denunce, delle nostre contestazioni all'operato della Regione Lombardia aumentano di giorno in giorno. Voglio essere chiaro, noi siamo di fronte a una vera e propria caporetto della sanità territoriale lombarda. Il problema e il timore è che a questa caporetto non segua una Vittorio Veneto, ma che segua una Waterloo. E una Waterloo significa altri morti, altre sofferenze che in gran parte potevano essere evitate. Il virus fa la sua parte, ma gli errori e l'incapacità di gestione da parte della Regione Lombardia si stanno dimostrando il miglior alleato all'azione del virus. Come si fa a dire e a protestare che la Regione Lombardia non doveva essere nella zona rossa? E contemporaneamente, nelle stesse ore, mandare una circolare che parte dalle strutture sanitarie regionali, dai vertici, arriva ai direttori generali delle ASST e delle ATS, in particolare delle ASST, in cui si chiede, nelle stesse ore in cui si nega la necessità della zona rossa, si chiede di smantellare altri reparti dentro gli ospedali per trasformarli in reparti Covid e per arrivare nel giro di pochi giorni a mettere a disposizione altre 3.500 posti letto. Non si può essere schizofrenici. Se la situazione è questa, smettiamola col giochetto politico di contrastarsi uno l'altro, con le proteste che non hanno nessuna base scientifica per contestare la zona rossa, e prendiamo invece atto del disastro nel quale sta precipitando la nostra regione. Facciamo alcuni esempi concreti. È di 48 ore fa la circolare con cui l'ATS di Milano informa i medici di medicina generale che non verranno più eseguiti i tamponi sui contatti delle persone positive. Non eseguire più i tamponi sui contatti significa alzare bandiera bianca, arrendersi e lasciare che il virus si possa diffondere senza organizzare nessun contrasto. Se non si individua il contatto, se non si verifica se il contatto è positivo anche lui, come si fa a circoscrivere, a cercare di rinchiudere dentro vari cerchi concentrici la diffusione del virus? Non solo, questa situazione sta creando veramente enormi problemi. Perché non fare il tampone sui contatti che cosa significa anche? E io sto riferendo telefonate che sono arrivate all'osservatorio coronavirus del quale ho la responsabilità scientifica. Cosa ci viene segnalato? Tantissimi casi, per esempio, di lavoratori che sono stati a casa perché contatto di persona positiva, perché hanno il coniuge, il familiare positivo. Devono rientrare al lavoro e gli si dice: potete rientrare senza il tampone. Ma il datore di lavoro e il medico del lavoro dicono no, senza il tampone negativo non rientrate sul lavoro. I medici di medicina generale dicono noi non possiamo prolungarvi la malattia perché le regole prevedono che rientrate sul lavoro. E queste persone rimangono sospese e sono obbligate a utilizzare le ferie e quando esauriscono le ferie rischiano il licenziamento. Tutto questo perché? Perché sono stati buttati via 5 mesi, era ovvio che bisognava prepararsi a fare i tamponi in modo diverso da come è stato fatto nella prima fase. Tra l'altro uno dei disastri della prima fase nella Regione Lombardia è stato proprio il fatto di aver realizzato i tamponi solo sulle persone che erano già sintomatiche. Altra questione molto pesante, mancano le USCA, le unità di assistenza domiciliare. Dovevano essere una ogni 50.000 abitanti. In Regione Lombardia ce ne dovrebbero essere 200. Ce n'è meno di un terzo. Nell'area metropolitana milanese ce n'è anche lì quasi un quarto, se va bene.
Ma questo è gravissimo. Perché qual è la funzione delle USCA? La funzione delle USCA era quella di andare a casa, a domicilio, delle persone che hanno contratto il virus, ma che sono paucisintomatici, che sono all'inizio della patologia, poter intervenire, assistere queste persone, misurare l'ossigeno, eventualmente procurare la bombola per l'ossigeno, poter dare i farmaci essenziali in modo tale, come dice tutta la letteratura sanitaria, di ridurre l'impatto sugli ospedali e sui pronto soccorsi, perché gran parte delle persone che hanno contratto il virus possono essere curate a casa. Ma è evidente che in assenza delle USCA rimangono in assoluta e totale solitudine e quindi anche costoro afferiscono ai pronto soccorsi e ai reparti. Per non parlare poi dei medici di medicina generale. Questo era stato il grande scandalo della prima fase. Non è cambiato nulla. Abbiamo visto che i vertici della regione hanno dichiarato di aver distribuito centinaia e migliaia di mascherine. L'Ordine dei Medici ha risposto in modo molto preciso, l'Ordine dei Medici di Milano. Le mascherine non sono arrivate, o quando sono arrivate sono in numero assolutamente non sufficiente. I medici se le devono procurare per conto loro, ma non è questione solo di mascherine, è questione di tutti i dispositivi di protezione individuale. Se i medici di medicina generale vanno a fare delle visite in casa di persone che hanno contratto l'infezione, devono avere il camice monouso, devono avere tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, devono avere i saturimetri, se vanno e non possono misurare l'ossigeno, cosa vanno a fare? Diventa inutile. Anche questi, abbandonati completamente a se stessi. Ma ci sono anche altre problematiche molto pesanti, e cioè la trasformazione dei reparti di medicina in reparti Covid, la chiusura degli ambulatori. Cosa sta producendo? Un fatto semplicissimo, che tutti i cittadini che hanno altre patologie, patologie non Covid, sono abbandonati a se stessi. Che qualche giornalista che ci sta ascoltando provi a fissare una visita, provi a fissare un esame diagnostico. Non si riesce. Non parlo di liste di attesa di mesi, alcune volte non sono neanche aperte le liste d'attesa, ma ci sono fior di dati in letteratura, nel libro li riporto, ma si possono trovare facilmente, che dimostrano come questa situazione ha aumentato quelli che purtroppo chiamiamo gli effetti collaterali, l'aumento dei decessi per persone con altre patologie, patologie cardiologiche, patologie oncologiche, perché anche per pazienti con tumore vengono cancellate le visite e alcune volte vengono anche interrotte le terapie, perché viene detto che si suggerisce alla persona di non recarsi in ospedale. Ma è possibile che in 5 mesi non si sia potuta prestare un piano B? E allora io qui rifaccio una proposta che abbiamo fatto come campagna da tanto tempo. In Lombardia ci sono tantissime strutture private, completamente private, neanche convenzionate. Poi ci sono strutture che si sono convenzionate, accreditate, che hanno un settore però privato. Si obblighino queste strutture a fornire i servizi, a fare le visite, al costo identico che verrebbe, allo stesso prezzo che verrebbe a costare se queste visite fossero fatte dal Servizio Sanitario Nazionale. Poi il Servizio Sanitario Nazionale le rimborserà, ma devono essere obbligate. I decreti danno anche la possibilità eventualmente di requisire queste strutture. È stato fatto in diverse nazioni europee, per esempio è stato fatto in Irlanda, dove sono stati obbligati a lavorare insieme. Almeno per seguire i pazienti che non sono no Covid, i cittadini che non sono no Covid, perché altrimenti questi non hanno nessuna alternativa, ci potrà andare solo chi può pagare, e allora qui avremo di fronte una discriminazione di censo gravissima. E poi c'è questa misura presa non solo sui medici, precisiamo, sentivo prima, su tutto il personale sociosanitario, perché mi hanno chiamato da un RSA, stessa situazione, ed è personale sociosanitario in quel caso, non era medico. Per cui se sono contatti, attenzione, parliamo di contatti extralavorativi, cioè se hanno il coniuge, il compagno, che è positivo, questi non vanno in quarantena, continuano a lavorare e vengono monitorati ogni 5 giorni. È assolutamente inaccettabile questa situazione, perché rischiano di essere anche loro persone che, nonostante ovviamente la loro volontà, possono diffondere il virus.
la quarantena deve essere rispettata assolutamente per tutti. E anche questo è un aspetto importante. Un'ultima cosa e chiudo. In regione Lombardia sono destrutturati, ridotti al minimo, non messi in grado di lavorare i servizi di medicina del lavoro. Questi servizi, oggi, in questa fase, dove quello che rimane aperto è proprio il mondo del lavoro, tutte le strutture del lavoro sono aperte. Questi servizi sono fondamentali. Nel libro ho fatto una denuncia pesantissima. A un certo punto questi servizi sono stati, per un periodo lungo, espropriati perfino del loro compito, che era quello di andare a controllare cosa avveniva nell'RSA dal punto di vista dei lavoratori. Non hanno più dovuto rispondere loro alle richieste che arrivavano all'RSA. Sono stati passati ad altri servizi non abituati a lavorare in questo campo. E adesso? Al massimo possono mandare dei questionari e fare un'ispezione una volta ogni tanto. Ma il virus dove si diffonde? Nel mondo del lavoro e sui mezzi di trasporto. Poi arriva in famiglia la trasmissione finale, ma qualcuno li porta dentro casa. Allora, io ho fatto una serie di esempi, sicuramente non esaustiva. Tutta questa condizione di azzeramento quasi della medicina territoriale è la causa principale di quello che succede nei pronto soccorsi. È la causa principale del fatto che si stanno saturando i reparti di medicina. È ovvio, se tutti coloro che hanno una sintomatologia che diventano positivi vanno lì perché non c'è un'assistenza sul territorio, ma questa è la vera responsabilità. Su questo andava fatto molto, molto di più nei 5 mesi precedenti. Allora noi qui rilanciamo una richiesta, però vogliamo una risposta. Il silenzio non è più tollerabile. Noi chiediamo al governo, noi chiediamo al Ministro della Salute il commissariamento della sanità lombarda. Avevamo raccolto quasi 100.000 firme, avevamo detto non lasciateci in queste mani, non lasciate che la seconda ondata, se arriverà, sia gestita dagli stessi con i medesimi disastri. Siamo in questa situazione. Io credo che non si possa andare avanti ulteriormente in questo modo. Grazie Vittorio. Ricordo appunto il tuo libro Senza Respiro per approfondire appunto questi elementi. Inoltre mi sono dimenticato all'inizio, ma chiaramente ringrazio chiaramente tutti i giornalisti che sono in collegamento e che hanno risposto alla nostra richiesta appunto di partecipare alla conferenza stampa, e Stefano Corradino, che tra l'altro ha già mandato in diretta in onda su RaiNews 24 l'intervista a Marco Caldiroli dalla piazza. A questo punto do la parola a Angelo Barbato, prego. Eccomi, mi sentite? Mi senti? Sì. Sì, però sì. Io non mi vedo. Non so come mai. Non importa, questo sarà un problema, sì, che riguarda il mio collegamento. Comunque, l'importante è che ci sentiamo. Allora, io riprendo il discorso dalle conclusioni di Vittorio Agnoletto, perché questa manifestazione che noi abbiamo deciso di fare il 7 novembre, ovviamente cambiandola nelle modalità di svolgimento, è la prosecuzione di un percorso che è stato iniziato alcuni mesi fa, ed è stato iniziato con la campagna per chiedere il commissariamento della sanità in Lombardia. Come diceva Vittorio, 100.000 firme, inviata una documentazione molto approfondita al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute non ci ha risposto. Ora noi sollecitiamo di nuovo e invitiamo tutti coloro che hanno firmato, tutte le associazioni che si sono spese per questo, a scrivere, inviare messaggi, fare un mail bombing al Ministero della Salute su questo. La seconda cosa che si collega a questo è che noi sappiamo che a dicembre scade il periodo di sperimentazione della legge 23 sulla sanità della Regione Lombardia, che è la legge in base alla quale sono organizzati i servizi sanitari in Lombardia.
questa legge deve essere sottoposta a verifica dal governo e dal Parlamento. Noi abbiamo raccolto una ampia documentazione su come ha funzionato questa legge, qual è l'impatto che ha avuto sui servizi e sulla salute dei cittadini in Lombardia. E la nostra valutazione è che questa legge ha dato un contributo molto importante al disastro della sanità in Lombardia, che sta andando verso il fallimento. Quindi una campagna che noi sollecitiamo ora, entro la fine dell'anno, è di chiedere, in aggiunta al commissariamento e in congiunzione col commissariamento, che venga dichiarata la verifica negativa della legge sanitaria della Regione Lombardia, che questa legge venga cancellata e che si metta mano a una ricostruzione del servizio sanitario in Lombardia. Per questo noi sollecitiamo tutte le forze politiche che si riconoscono nel diritto alla salute, le forze sindacali, le associazioni che sono oggi presenti qui e che rappresentano le istanze della società civile sui problemi della sanità, a sollecitare questo, a anche su questo scrivere al governo, scrivere al Parlamento, scrivere ai rappresentanti istituzionali, dai comuni ai consiglieri regionali, dicendo che la legge 23 della Lombardia deve essere cancellata. Perché noi diciamo che è chiaro che ci sono gravi inefficienze, errori, incapacità della Regione Lombardia nel gestire la pandemia, ma queste sono qualcosa di più. Quello che sta succedendo ha le radici nella struttura e nelle modalità con cui è organizzato il servizio sanitario in Lombardia. La pandemia non è stato un evento sulla cui gestione sono stati commessi degli errori. È stato un evento che ha messo a nudo il fallimento di un sistema sanitario che ora è difficile far funzionare. Perché? Perché è un sistema sanitario in cui sono stati ridotti i posti letto negli ospedali pubblici e sono stati aumentati negli ospedali privati, che non sono chiamati a gestire l'emergenza, ricordiamo, in cui in 4 province della Lombardia i posti letto ospedalieri con per acuti sono al di sotto della soglia minima prevista dalle norme nazionali, in cui il numero dei medici, degli infermieri, degli operatori dei servizi sanitari è stato ridotto negli ultimi anni ed è inferiore a quello di tutte le regioni dell'Italia settentrionale, in cui i servizi di prevenzione, igiene ambientale e sanità pubblica sono stati ridotti nel personale, nella dotazione tecnologica, e sono organizzati in modo tale da non essere collegati con la medicina territoriale, in cui i distretti sono stati aboliti, non ci sono più distretti nella Regione Lombardia. I medici di medicina generale devono lavorare per conto loro, non sono coordinati, non sono dotati di strumenti per intervenire. Servizi di cruciale importanza per il territorio sono stati privati di risorse. L'assistenza domiciliare agli anziani in Lombardia è ai livelli più bassi di quasi tutte le regioni italiane, e gli anziani assistiti a domicilio in Lombardia in rapporto alla popolazione sono inferiori alla media che si registra sul territorio nazionale, perché la Regione Lombardia, con la sua organizzazione sanitaria, ha privilegiato le RSA. 60.000 anziani in RSA, quindi niente assistenza a casa, ricovero in RSA al 60% pagato dalle famiglie, nelle condizioni in cui le RSA si sono dimostrate di operare. E ricordiamo quello che è stato detto su quello che sono state le RSA nella pandemia. E ricordiamo anche che le RSA sono per il 95% private. I servizi territoriali impoveriti non sono stati in grado, come è stato detto, di intervenire per il Covid, ma perché non sono in grado di intervenire e di operare in generale per quel che è l'organizzazione sanitaria. Ricordiamo che nei primi mesi della pandemia il 50% delle persone che in Lombardia hanno avuto il Covid
solo il 50% sono state seguite a casa, gli altri sono dovuti andare tutti in ospedale. In Veneto quelli che sono stati seguiti a casa sono l'80%, in Emilia il 65% e così via. Questo dimostra che gli ospedali sono stati aggrediti, intasati, resi un covo di diffusione del contagio, perché considerati l'ultimo baluardo e l'unico in sostanza in assenza di un filtro della medicina territoriale. E ricordiamo anche che le USCA di cui parlava Vittorio Agnoletto, che dovrebbero essere 200 in Lombardia, ce ne sono 40, e i presidi sociosanitari territoriali e gli ospedali di comunità che dovrebbero servire ad assicurare la continuità tra territorio e ospedale, ce ne sono in Lombardia una dozzina, e dovrebbero essere decine e decine. E questo anche perché la legge 23 non ha previsto una forma di programmazione sanitaria centrata sulla valutazione dei bisogni di salute e della osservazione epidemiologica di quello che succede. Il piano sociosanitario regionale, scaduto 6 anni fa, non è mai stato rinnovato, e questo non garantisce che ci sia una verifica dell'organizzazione dei servizi. Perché? Perché secondo l'impostazione regionale è il mercato che regola i servizi, e il mercato regola i servizi e regola l'erogazione delle prestazioni attraverso una supposta parità pubblico-privato, che in realtà è un privilegio del settore privato. Allora, questi elementi sono strutturali, si potrà mettere riparo ad alcune storture, si potranno mandare via gli amministratori inefficienti e probabilmente anche corrotti, come è stato detto, ma se non si cambia la struttura e l'organizzazione dei servizi, questo non risolverà i problemi alla radice. Per questo noi sollecitiamo il commissariamento e sollecitiamo la verifica negativa della legge 23, e ricordiamo a tutti coloro che fanno battaglie sul territorio che queste battaglie sul territorio non possono affrontare correttamente i problemi locali se non affrontano anche questo problema qua. E questa è una battaglia, una campagna a cui noi chiamiamo tutti i cittadini, le forze vive della società, le forze politiche e sindacali, che siano impegnate sul terreno del diritto alla salute. Su questo noi non demordiamo e invitiamo in questi 2 mesi a mettere in atto questa campagna. Grazie. Grazie Angelo. Allora, adesso la terza persona che interviene è Luca Venneri. Prego. Buongiorno a tutti. Il primo punto, e penso che il punto fondamentale su quale si sono forse soffermati anche gli altri relatori, è il termine responsabilità. Oggi ci facciamo carico di questa responsabilità non andando in piazza, bensì trovando nuovi modi per fare la nostra manifestazione, manifestare il nostro pensiero, che deve essere comunque in ogni caso garantito ed è garantito dalla Costituzione. La responsabilità oggi si declina in tante sfaccettature. Abbiamo visto come abbiamo noi la responsabilità di non mettere nelle condizioni le altre persone di assistere a una manifestazione la quale poteva causare il dilagarsi della pandemia. Oggi siamo qua anche per parlare delle responsabilità politiche, per cui siamo arrivati anche a questo punto nella stessa regione Lombardia. Bisogna essere chiari, bisogna essere netti, non c'è una via di mezzo oggi. Oggi siamo di fronte al fallimento della sanità lombarda, e questo dobbiamo dirlo in un modo chiaro e semplice, perché è più evidente con la pandemia. Questa sanità si è dimostrata un gigante dai piedi d'argilla. Le ricadute, ovviamente, sono delle ricadute rispetto a questa responsabilità politica, prima di tutto,
anche in ordine etico, morale, e ci restituisce un quadro che è un quadro di macerie sotto ogni punto di vista, e bisogna essere chiari e netti, bisogna tenerlo come mantra. Oggi siamo di fronte al fallimento della sanità lombarda. Il sistema sanitario lombardo, come tutti quanti voi sapete, applica dalle leggi del 92 e del 93 quelli che sono i precetti dell'aziendalizzazione e della managerializzazione del sistema, dei sistemi sanitari. Però c'è anche da dire che esiste, e lo vediamo e lo notiamo, l'abbiamo visto in questi giorni, che esiste un match tra l'ideale e il reale. Nell'ideale probabilmente potremmo anche ammettere il fatto che dei sistemi manageriali possono produrre delle efficienze utili per permettere la diffusione, una diffusione più equa di quello che è la sanità in generale. È anche vero che l'applicazione è stata un'applicazione completamente pessima, e su questo magari vorrei soffermarmi con qualche pensiero. Noi pensiamo e diciamo sempre che molti pensano che oggi il pubblico deve essere efficace, efficiente e deve essere in prerogative di economicità. Questo è vero, ma tutti quanti quando parlano di questi tre aspetti si dimenticano anche un altro aspetto, che è la quarta E rispetto alla visione manageriale, che è anche l'equità. E quando si parla di equità si parla soprattutto nel sistema sanitario un'equità di trattamento, ma anche un'equità rispetto a quello che è l'equilibrio che bisogna porre tra gli aspetti economici e gli aspetti di umanità e solidarietà. E questa cosa qua noi oggi non la vediamo, non riusciamo a vederla, ci sforziamo di vederla, ma tutto è stato eseguito, fatto e strutturato, soprattutto la legge 23, solo e soltanto in termini dei primi tre fattori e non dell'ultimo. Qui manca l'equità, e qui dobbiamo fare questo esercizio di chiarezza. Le prerogative manageriali si sviluppano secondo due livelli di decisioni. Il primo livello di decisione è quello di prevedere, quando di avere una prospettiva rispetto a quello che è il possibile, per cui parliamo dei piani, per esempio, dei piani pandemici regionali in questo caso. E dall'altra parte ci sono delle decisioni di secondo livello, che sono le cosiddette decisioni tragiche, che sono quelle che noi occorriamo e mettiamo in pratica quando siamo sotto emergenza. Per cui l'aziendalizzazione, la managerizzazione doveva prevedere queste due cose, e oggi qua siamo di fronte al fallimento di questo sistema, perché il sistema, anche ammesso che sia un sistema efficiente, efficace ed equo, non è stato applicato nella maniera corretta, prima di tutto, da una parte, e dall'altra probabilmente vediamo anche quello che abbiamo lasciato. Abbiamo lasciato nel sottoscala della nostra gestione la dominanza medica, che comunque rispettava dei principi etico-morali primari, che sono quelli, soprattutto nell'ordine della sanità, che sono quelli di dover avere come prima nostra prerogativa quella dell'altruismo. L'altruismo nella pratica della professione medica, come l'altruismo nella pratica del sistema sanitario. Come dicevo, a me fa particolarmente specie e sotto certi punti di vista si può dire incazzare in una conferenza stampa, non lo so, però a me personalmente mi fa un po' incavolare il fatto che, se noi prendiamo il piano pandemico regionale che non è stato applicato per tutta una serie di motivi, che se volete ne parleremo anche, per esempio noi leggiamo delle cose di tipo che la centrale, per cui la regione, doveva prevedere delle mascherine, doveva depositarle, circa 3 milioni, erano previste 3 milioni di mascherine che dovevano essere depositate e stoccate, che entro 4 ore dovevano essere a disposizione delle ASL, delle farmacie, e in aggiunta invece, per quanto riguarda gli ospedali, si diceva fate un po' voi, fate l'acquisto voi. Tutto questo non è stato fatto. Il problema di fondo, ed è il motivo per cui in realtà non è stato applicato il piano pandemico regionale, perché è fatto nel 2009 sulla scorta di quella che era il virus influenzale SARS, per cui l'H1N1, se noi ce lo ricordiamo, e prevedeva, io leggo perché veramente per renderci anche conto,
i piani ASL, le strutture sanitarie, questo parlava delle criticità rilevate nel 2009, 11 anni fa, 11 anni, ok? I piani ASL, le strutture sanitarie, erano, non erano aggiornati, in alcuni casi non presenti e poco operativi sui piani ospedalieri. L'assenza di azioni specifiche per le attività, l'attività domiciliari integrate, che sono quelle che oggi le chiamiamo in un altro modo nel piano pandemico, facendo finta che esista qualche cosa di nuovo, ma che in realtà era l'applicazione nel sistema era attivare le ADI per permettere la domiciliazione dei pazienti e far sì che non si potesse avere quell'esubero delle subacuzie. Questo fa veramente incavolare, perché in realtà si è visto che oltre che era inesistente la programmazione sul primo e secondo livello di decisione, anche non è stata presente le azioni di controllo e soprattutto di modifica di tutti quelli che sono i piani e prerogative. Questo è gravissimo, gravissimo. Voi sapete che dal 2009 a oggi possiamo dire che c'è stata una continuità politica nei confronti di Regione Lombardia, e le precise responsabilità politiche oggi sono evidenti. Detto questo, c'è poi tutto il tema legato al pubblico e al privato, che ovviamente ne hanno già trattato alcuni miei colleghi di conferenza stampa, però secondo me è rilevante anche dire un'altra banalità oltre quello del fallimento della Regione Lombardia: il fatto che il privato per sua natura raggiunge il profitto, e il profitto all'interno di un sistema, pubblico, toglie delle risorse nei confronti di tutte quelle cose possibili con quei soldi. Voi fate caso che alcuni ospedali privati guadagnano fino al 30% sulle prestazioni. La mia domanda: se noi oggi quel 30% lo utilizzassimo in realtà per prestazioni e servizi, saremmo una regione migliore o una regione peggiore dal punto di vista sanitario? Questo è il tema. Detto questo, ritorno dalla fine all'inizio. Ci sono delle precise responsabilità politiche, che sono le responsabilità di programmazione, di visione, di ideologia, di etica, di morale, che oggi ci dicono e ci fanno affermare con assoluta esattezza il fatto che c'è bisogno del commissariamento di Regione Lombardia, perché sono falliti su tutti i piani, non riescono a fare, e questo lo dico in un modo quasi ironico, non sono riusciti a fare neanche quello che hanno pensato di fare, che era l'aziendalizzazione. Non sono persone capaci, l'hanno dimostrato dal 2009 a oggi, e per questo io concordo con tutte le persone, tutte le 45 associazioni che oggi si sono presentate qui e supportano questa iniziativa, per dire commissariamo la Regione Lombardia, commissariamo la sanità lombarda. Grazie a tutti. Potrei solo precisare una cosa che ha detto l'ultimo intervento, semplicemente velocissimo: non solo non è stato applicato il piano attuativo regionale, ma nemmeno il piano di prevenzione regionale che la Regione Lombardia aveva dal 2014, con scadenza al 2018, prorogato al 2019. In quel piano, che era stato fatto, diciamo così, in particolare per l'evento dell'Expo del 2015, erano previste le attività che dovevano essere fatte nel caso in cui ci fosse una diffusione di un virus o di un batterio, sarebbero dovute essere isolati immediatamente i casi, come prima fase, come primo fatto. Cosa che peraltro non è stata fatta. Non solo quindi non è stato attuato il piano attuativo regionale obsoleto, ma nemmeno questo. Scusate, una precisazione, perché mi sembrava giusta. Grazie. Va bene, grazie. Allora ringrazio Luca. E dunque chiedo ai giornalisti se vogliono aspettare l'ultimissimo intervento di 5 minuti, che però è direttamente dalla piazza, di Claudio Libani del Comitato Milano Nord. Chiedo a Claudio di intervenire. Ciao a tutti, siamo qui a Palazzo Lombardia, a Milano. Una presenza significativa sicuramente, e con la volontà di proseguire nell'impegno e nella mobilitazione.
siamo rappresentativi per quanto riguarda la parte di comitati territoriali che hanno lavorato per la riuscita di questa iniziativa. Comitati territoriali che si sono trovati magari su temi specifici, ma che però hanno trovato subito un termine di unità intorno a quelle che sono state le parole d'ordine anche della mobilitazione. La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. Il comitato appunto della difesa della sanità pubblica di Milano Sud è nato intorno alla difesa delle due strutture ospedaliere San Carlo e San Paolo, che volevano chiudere per costruire edificare un nuovo ospedale con meno posti letto. Queste logiche appunto di clientele e di investimenti nella sanità, queste cose qui, per il momento sono state accantonate, ma la nostra attenzione rimane alta, come deve rimane alta per tutti, secondo me, i comitati territoriali che si sono mobilitati fino ad ora contro le chiusure dei servizi sul territorio. Noi chiediamo che tutti gli investimenti che vengono fatti in sanità tornino sulla sanità pubblica. Sanità pubblica per ridare spazio e credibilità a quella che è sempre stato il progetto della sanità universale e gratuita. Una buona prevenzione che eviterebbe i processi di ospedalizzazione e quelle logiche di gestione affaristica e di business della sanità. Diventa importante che momenti come questi siano, diciamo, tappe per avvicinarci a magari a quella che sarà la prossima scadenza più ampia, e immaginando di poterla fare con tutti i termini di sicurezza come abbiamo fatto oggi. Quindi io immagino che il nostro impegno debba continuare in termini proprio di presenza, come stiamo facendo praticamente quasi settimanalmente davanti ai nostri ospedali, informando i cittadini su quelli che sono i problemi che ha creato questa pandemia. Liste d'attesa che non si capiscono più come potranno essere gestite da un sistema sanitario che non immette risorse. A fianco dei lavoratori della sanità, dove al San Carlo e San Paolo hanno subito attacchi anche con atteggiamenti antisindacali pesanti. Quindi informare i cittadini per quanto riguarda il livello di assistenza a cui hanno diritto e devono pretendere, a fianco dei lavoratori nelle rivendicazioni di un lavoro sicuro. Rimane importante comunque la presenza anche qui territoriale, ma proprio perché cercando un termine di unificazione di quelli che sono i temi che stanno attraversando e che hanno messo in evidenza la pandemia, il problema appunto della sanità, della scuola e del lavoro. Quindi dobbiamo denunciare un sistema che si è basato su privatizzazioni, e la sanità ne è un esempio. La scuola sarà la prossima vittima di questo processo di privatizzazione, e sul lavoro precario e sul lavoro nero. Quindi è importante avere questa attenzione e mantenere quel livello di mobilitazione che ci permette di stare tra la gente con tutti i termini di sicurezza che dobbiamo avere, ma allo stesso tempo stare di fianco al mondo del lavoro, proprio perché è importante che si ritrovi e quindi si rivendichino per l'ennesimo. Continuiamo a rivendicare i nostri diritti. L'iniziativa di oggi la stiamo vivendo, una piazza significativa la nostra, la stiamo vivendo come una tappa verso le prossime scadenze. La rete che si è creata intorno a queste parole d'ordine: la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, deciderà quali saranno i termini. Sicuramente un prossimo appuntamento dovremmo trovarlo qui nel luogo dove i peggio misfatti sono stati consumati. Cioè una giunta regionale incapace di gestire e di prendere decisioni sulla salute dei cittadini, non vuole investire in sanità pubblica, anzi il sistema delle convenzioni è sempre stato favorito. Siamo di fronte al rinnovo, comunque alla discussione della legge regionale Maroni, quindi è importante che tutti i comitati, come dicevo all'inizio, che nati intorno a magari un problema specifico, l'ambulatorio che chiude, il problema degli ospedali come donne, eccetera, trovino quell'elemento di unità fatto appunto intorno alle parole d'ordine che dicevo prima.
Quindi pretendere che il bilancio della Regione Lombardia preveda fondi allo sviluppo della sanità pubblica in modo tale da veramente garantire e riportare sul territorio tutti i servizi che sono stati chiusi. Quindi alla prossima e sicuramente saremo come comitato, immagino anche gli altri comitati, davanti alle strutture sanitarie e ospedaliere a informare i cittadini a fianco dei lavoratori. Grazie, grazie alla piazza. Adesso chiedo ai giornalisti. Commissariamo la Regione Lombardia, vogliono, la sanità in Lombardia. Se vogliono intervenire, fare delle domande a chi è intervenuto. Grazie. Sì. Vorrei fare una battuta veloce. Buongiorno a tutti e grazie ai giornalisti che ci stanno seguendo in diversi modi. Un ringraziamento speciale a Stefano Corradino che ha fatto un'intervista in diretta su Rai News 24 a Marco Caldiroli. Allora, io ho avuto una segnalazione piuttosto importante, cioè che arrivano risposte contrapposte sui tamponi, positivo e negativo. È un fatto assolutamente drammatico perché insomma ci mette in grossa difficoltà. Vorrei sapere se qualcuno è in grado ha notizie similari o è in grado di rispondere a questo. Prego, chiedo a Vittorio Letto. Posso rispondere io? Grazie. Non ho affrontato questo tema prima perché vorrei evitare di costruire ulteriore ansie, perché la situazione è già complicata. Abbiamo finora avuto due segnalazioni di questo tipo. L'ultima mi è arrivata ieri sera, una donna sulla cinquantina, il marito positivo e quindi la famiglia in quarantena, ha fatto il tampone in una struttura pubblica, gli è stato comunicato che era positivo e poi la sua dottoressa invece l'ha contattata dicendo che era negativo. A quel punto, di fronte a due risposte diverse, ha chiesto al proprio medico di poter ripetere il tampone. Però la risposta è stata che con l'attuale situazione, l'attuale meccanismo di funzionamento, questo non è possibile, richiederebbe tempi lunghi. Quindi le segnalazioni arrivate due, di cui una questa proprio verificata. Voi capite che è una situazione che rischia di creare ulteriore confusione. Io sono assolutamente certo che si tratta di casi totalmente isolati. Però è l'ennesimo segnale di come tutto il sistema di sorveglianza sanitaria e tutto il sistema anche di collegamento web tra una struttura e l'altra del mondo sanitario in Regione Lombardia ha ancora parecchi buchi, ancora parecchio c'è da fare. Ribadisco, penso che ci troviamo di fronte a casi isolati. Noi abbiamo avuto due segnalazioni negli ultimi 4 giorni, ma le uniche che sono arrivate. Grazie per la spiegazione e vediamo che cosa succederà, se ci saranno delle risposte esaustive da parte del pubblico, visto che il tampone è stato fatto in una struttura pubblica in questo caso. Grazie Vittorio Agnoletto. Bene, grazie. Se ci sono altre domande da parte dei giornalisti. Se no, a questo punto direi di dare la parola per concludere la conferenza stampa a Marco Caldiroli di Medicina Democratica, ancora dalla piazza. Marco, mi senti? Non so se... sì, è in collegamento, però non so se... Marco, mi senti? Marco Caldiroli ha detto. Eccolo. Prego. Prego, vai. Buongiorno a tutti.
Anch'io, come nell'intervento precedente, sono qui sotto le finestre del Palazzo di Regione Lombardia e mi hanno chiesto appunto di cercare di chiudere, ma ovviamente di dare più che altro una segnalazione per quanto concerne il futuro delle iniziative. E quindi cerco di fare molto velocemente un riassunto, comunque una valutazione. Noi siamo partiti dalla valutazione che in Lombardia c'è una tragedia dell'eccellenza. Per la Giunta Fontana ha rappresentato la continuità rispetto alle giunte precedenti nella distruzione della sanità pubblica lombarda. Ha proseguito sulla strada di Formigoni e di Maroni, in particolare con la legge che è stata citata più volte oggi nel 2015. Facendo divenire il servizio sanitario regionale un sistema ospedalocentrico, e abbiamo visto che cosa questo ha comportato quando è arrivata la pandemia, ha ridotto la medicina territoriale mettendo in difficoltà i medici di base, e anche questo è emerso in maniera lampante di fronte alla pandemia, ha fatto diventare il direttore generale delle monarchie occupati solo al pareggio di bilancio. E anche questo ha avuto un effetto sulla pandemia, perché non c'erano le mascherine nel primo periodo, proprio perché gli approvvigionamenti non erano nella logica del profitto anche applicato anche nella sanità, nelle strutture pubbliche. E questo sistema è non solo l'impreparazione che ha causato un incremento di contagi e di decessi. Infine, l'estesa privatizzazione e il definanziamento delle strutture pubbliche hanno causato l'esplosione delle liste d'attesa. Hanno ridotto l'accesso alle cure a cronicità, in particolare durante il Covid, quindi determinando ulteriori decessi evitabili. L'insieme ha prodotto una vera e propria salute di classe. Chi ha reddito in qualche modo se la cava, chi non ce l'ha non può curarsi e quindi vive peggio e muore prima rispetto agli altri. Che dire poi dei continui episodi di corruzione, conflitto di interesse, di sfruttamento del sistema di pagamento a prestazione che ha favorito episodi criminali come quelli della ex clinica privata Santa Rita di Milano. Una presunta eccellenza che ha dimostrato di fronte alla sua fragilità che non è solo frutto di errori comprensibili di fronte a un evento nuovo, anche se non imprevedibile come la pandemia, ma è dovuta a una sistematica, progressiva e avanzata distruzione di quei principi che sono alla base della riforma sanitaria del 1978. Negli ultimi tempi, con il ritorno più generale alle mutue assicurazioni da un lato e con la proposta di autonomia differenziata, si ripropone un cocktail ulteriormente micidiale per la salute, non certo per i profitti. A questa manifestazione online in presenza hanno partecipato circa 50 associazioni in realtà lombarde. Chi si batte per evitare la chiusura di un ospedale, chi per eliminare le delibere regionali su cronici, ulteriore tassello di privatizzazione, chi per aspetti di carattere locale o tematiche su malattie particolari. Sono uniti nel chiedere, assieme ai quasi 100.000 cittadini lombardi, il commissariamento della sanità lombarda, un nuovo inizio che non può passare da una semplice revisione della legge Marone del 2015, ma dalla sua abrogazione, e quindi da ripartire da basi di partenza totalmente nuove. Queste basi di partenza nuova sono quelli di ridisegnare un servizio sanitario universalistico basato sulla fiscalità generale e in particolare è partecipato, in particolare basato sulla prevenzione, cioè considerare la persona come l'insieme dei suoi determinanti, del suo ambiente. Quindi vuol dire pensare alla salute e sicurezza sul lavoro, pensare alla salubrità degli ambienti di vita, pensare alla tutela dell'ambiente. Sono tutti questi fattori che determinano la salute di una persona individualmente e collettivamente. La sanità deve parlare di tutte queste cose, deve prendere in carico la persona sotto questo ogni profilo. E gli enti, ognuno competente per una cosa o per l'altra, devono collaborare tra di loro per poter arrivare a questo tipo di obiettivo. Questo significa, in ogni caso, ad esempio, iniziative sulla ripubblicizzazione delle residenze sanitarie assistenziali, che sono diventate e rischiano di diventare ancora dei lazzaretti,
la riduzione delle estensioni territoriali in Lombardia delle attuali ATS e ASST, la reintroduzione di forme di partecipazione della popolazione alle scelte e agli obiettivi locali, il finanziamento delle ASL, ATS, che dir si voglia, non sulla base di logiche di puro pareggio o di numero di prestazioni, ma sulla base di determinanti di criteri di carattere epidemiologico. Si danno i soldi alle ASL dove c'è un risultato in termini di miglioramento della salute collettiva e non semplicemente in termini di quante TAC si fanno o quante velocemente si fanno. C'è anche quello ovviamente, ma l'obiettivo, la misura vera degli obiettivi dei direttori generali o i più in generale della struttura deve essere basata su criteri epidemiologici. Questa parola l'abbiamo sentita molte volte in questi ultimi mesi, proprio legate al modo di valutare l'andamento della pandemia e quindi in qualche modo lo stato di aggravamento della salute collettiva, è un dato che è ancora tanto più evidente in assenza di una fornitura anche di dati di dettaglio rispetto proprio all'andamento, che vengono richiesti ma vengono dati a spizzichi e bocconi, ogni regione per conto suo, anche questo è un effetto anticipato dell'autonomia differenziata che non rende possibile riuscire a seguire anche lo stesso andamento della pandemia in una maniera concordata, condivisa e comunque diciamo così con cui tutti sono d'accordo su come vengono, come si segue. Questi obiettivi e altri sono stati condivisi e dettagliatamente articolati in un manifesto nazionale che si intitola La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, che è alla base di ogni nostra iniziativa, di ogni nostro obiettivo. A sua volta questo manifesto di carattere nazionale, quindi anche iniziative di carattere locale, vogliono inserirsi, condividere l'iniziativa per costruire una società della cura, per allargare il campo oltre a quello, tra virgolette, propriamente della salute, anche quello ambientale, sociale, del lavoro, quindi mettere insieme tutti quei protagonisti sociali che oggi chiedono il cambiamento e un cambio di passo davvero forte, imparando la lezione che ci ha dato il Covid. Probabilmente è l'ultima occasione del pianeta per riuscire a cambiare quella che è di fatto una tendenza all'autodistruzione della nostra specie, che parte dalla crisi climatica, passa dalle guerre infinite, passa dalla povertà e disuguaglianze isolate e appunto dalla negazione del diritto alla salute sancito anche dalla nostra Costituzione. Questi sono gli obiettivi, ci rivedremo, cercheremo di organizzare al meglio, contando su una riduzione delle limitazioni di movimento per il tendenzialmente 5 dicembre, comunque a Milano, sempre qui presso la regione, un altro luogo considerato che sarà adatto e scelto in maniera tutti assieme. E finisco dando un particolare ringraziamento ai compagni che si sono prodigati con un po' di difficoltà per riuscire a organizzare questa, all'ultimo momento per riuscire a organizzare questa online diretta e che penso mi sembra avuto un grande successo e che ovviamente continueremo. Grazie. Hai il microfono spento, Antonio. Scusate, ma sono un po' stanco. Allora, volevo dire, appunto, si è conclusa la conferenza stampa, adesso ricominciamo con gli altri interventi e credo che sia importante a questo punto fare attenzione ai prossimi interventi perché apriremo lo sguardo al di là di quella che è la realtà anche lombarda. Per cui partiamo da Andrea Terzaghi che appunto interviene adesso ancora per la questione Lombardia, dopodiché interverrà Antonio Madera da Bologna per quanto riguarda la questione del regionalismo differenziato e anche ciò che succede in Emilia Romagna.
Andrea Terzaghi, prego. Grazie a tutti, grazie Antonio per la parola. E mi chiamo Andrea Terzaghi e parlo a nome del Comitato a difesa della sanità di montagna con sede in provincia di Sondrio. Noi siamo uno di quei territori periferici che più è stato penalizzato, colpito da questa sanità ospedalocentrica e che soprattutto va a premiare le iniziative private rispetto a quelle pubbliche. È particolarmente grave nel nostro territorio perché, essendo un territorio periferico montano con una densità abitativa particolarmente bassa, qui il privato non ha nessuna intenzione a investire, non c'è nemmeno l'ombra di un ospedale privato. Questo, se può sembrare un aspetto per certi versi positivo, non lo è, perché i centri ospedalieri privati verso cui la sanità sta convergendo, nel nostro caso, distano parecchie centinaia di chilometri. Quindi siamo cornuti e mazziati. E comincerei, spiegando brevemente, per chi non conoscesse la provincia di Sondrio, a spiegare com'è il nostro territorio, per poi raccontarvi come è stato penalizzato in questi anni dalle iniziative e insomma dalla gestione sanitaria di Regione Lombardia. Il nostro territorio è una provincia lunga circa 200 chilometri e di terreno montuoso, di territorio montuoso. Questo significa che le strade sono monocorsia e il tempo medio di percorrenza di un piccolo tragitto di, per esempio, 40 chilometri, qui in montagna è il doppio o il triplo di quello che invece è in città, dove fra l'altro ci sono anche più strade per compiere uno stesso spostamento, mentre qui da noi in periferia, in montagna, c'è solo una strada, una corsia, quindi se c'è un incidente, se piove, se nevica, i tempi si dilatano. Si può arrivare a percorrere una distanza di 40 chilometri anche in 3 o 4 ore in certe occasioni. E storicamente la nostra provincia, ripeto, larga 200 chilometri, aveva grosso modo, mi perdonerete l'imprecisione, fino a 20 anni fa, un presidio ospedaliero ogni 40 chilometri, quindi nel raggio di circa un'ora da tutti i centri abitativi. E piano piano questi centri pubblici, ospedalieri, periferici, dilazionati su tutta la lunghezza, sono stati smantellati appunto nel corso degli ultimi 20 anni. L'ospedale di Chiavenna ha perso la metà dei suoi posti letto, l'ospedale di Bormio è stato chiuso, l'ospedale di Morbegno ha perso più del 50% dei suoi posti letto, l'ospedale di Sondalo, l'ospedale Eugenio Morelli, ha perso centinaia di posti letto e ora sta volgendo alle ultime insomma, battaglie per difendere gli ultimi posti letto che vogliono lasciare qui. E l'ospedale di Sondrio, cosiddetto hub provinciale, di fatto è oberato di lavoro delle urgenze, perché è rimasto l'unico riferimento in grado di assolverle. Quindi è oberato sia per le attività ordinarie di urgenza, e immaginiamoci per quelle straordinarie di programmazione. Ora, come è successo qui? Lo sapete meglio di me, lo smembramento ci è stato giustificato in nome di questi fattori economici, di questi standard di flussi regionali che devono rispettare gli ospedali, per cui Regione Lombardia guarda quante operazioni vengono svolte, quanti abitanti ci sono, quanto costa tenere in piedi queste specialità e queste operazioni in base al rapporto al numero di abitanti e prende delle decisioni. Ecco, nel nostro caso è chiaro che ci sono pochi abitanti, perché siamo in montagna, è una regione poco densa, ed è chiaro quindi che la sanità deve costare leggermente di più. Quindi noi, anche in virtù della cosiddetta sanità di montagna citata dalla legge Maroni del 2015, ci aspettavamo delle deroghe a questi parametri, ci aspettavamo che venisse espresso un occhio di riguardo al nostro territorio così debole dal punto di vista orografico. Questo non è successo e i risultati sono stati drammatici, perché tradotto significa che persone colpite da un ictus, persone colpite da un infarto, devono percorrere 100-150 chilometri per raggiungere un ospedale in grado di accoglierli. È successo svariate volte. Questo vuol dire che è significato che donne che devono partorire hanno 2 o 3 ore di tragitto e diverse di loro hanno partorito in macchina con i pericoli che conseguono. E questo vuol dire anche un altro esempio che vi voglio fare di bambini, di un bambino in particolar modo in crisi respiratoria,
che ha dovuto attendere 3 ore per l'arrivo di un elicottero con un pediatra rianimatore a bordo. Ecco, quando abbiamo detto ai nostri tecnici regionali che l'elicottero non è sempre una soluzione ottimale, questi ci hanno risposto che l'elicottero vola 355 giorni all'anno, è fermo solo 10 giorni all'anno. E io vorrei dire a questo direttore, glielo abbiamo detto, che glielo andasse a spiegare ai genitori di quel bambino che ha atteso 3 ore un elicottero perché c'era la nebbia. Quel giorno c'era la nebbia, l'elicottero da Bergamo ci ha messo 3 ore a arrivare, ha dovuto aspettare che non ci fosse la nebbia, e quel bambino poco tempo dopo è morto. Poi Regione Lombardia dice sempre, quando questi casi succedono, ne succedono tanti, che sarebbe morto lo stesso, però io vi riporto i fatti e questi sono. E dove vanno a finire tutte queste centinaia di posti letto che vengono tolti dalla provincia di Sondrio, dalla montagna? Non vanno a finire in montagna, perché il privato, ve lo ripeto, qui non investe, non ci sono i numeri per cui sia convenevole per un privato investire qui, vanno a finire in città. Vanno a finire nel pancione di questi privati convenzionati, perché il pubblico non sta espandendo le proprie mura, non sta assumendo nuovi posti letto. Gli ospedali che stanno crescendo sono i grossi gruppi privati, quindi vanno a finire lì, e guarda caso le specialità che vanno a finire lì, quindi le specialità che ci tolgono dalla montagna, sono quelle specialità che sono più remunerative, sono le specialità elettive, sono le specialità con i DRG più alti, quindi lasciano quei pochi letti che lasciano nei nostri ospedali, sono lungodegenze, tutte quelle attività riabilitative non remunerative, le piccole emergenze, mentre tutto il resto è dirottato sulla città con dei disagi enormi per i cittadini, sia in termini di tempestività degli interventi necessari, sia in termini di distanza che i familiari che devono accudire le persone devono compiere, anche in termini di turismo, che come sapete il nostro comprensorio, la nostra provincia ha i comprensori turistici più importanti della Lombardia, Chiavenna, Madesimo, Livigno, Bormio, dove fra qualche anno ci saranno anche le Olimpiadi, e il territorio è completamente sprovvisto di presidi ospedalieri in grado di affrontarli. Tutto questo, e concludo, si è complicato particolarmente con la seconda ondata Covid. È successo un fatto increscioso, uno degli ultimi ospedali che regge con qualche decina di posti letto è l'ospedale di Sondalo, l'ospedale Eugenio Morelli, dove c'è l'unità spinale unipolare, l'unica insieme all'ospedale Niguarda, qui a Sondalo, e tutte le altre specialità connesse. In questi mesi noi del comitato e i sindaci della provincia stanno difendendo strenuamente questo ultimo baluardo della sanità, dell'eccellenza qui in provincia di Sondrio, anche di fianco a Medicina Democratica, che conosce bene la questione. Con il Covid, Regione Lombardia, durante la prima ondata tutti abbiamo chiuso un occhio, perché si poteva capire che ci potessero essere dei disguidi, ma con la seconda ondata non possiamo non vedere un chiaro e preciso disegno, una chiara e precisa volontà con malafede di depotenziare l'ospedale Morelli, combinando dei pasticci grossissimi. Nello specifico, queste alte specialità dell'ospedale sono state trasferite a Sondrio, un ospedale non in grado di poter svolgere l'attività specialistica per delle questioni strutturali, anche perché è oberato di lavoro, e anziché, come avrebbero potuto fare, ristrutturare uno dei 4 padiglioni dell'ospedale Morelli, che potevano essere tranquillamente adibiti a hub Covid, con pochissimo tempo e pochissime risorse, una strategia, una mossa che è stata chiesta dai sindaci a più riprese, è stata chiesta dal comitato, dai medici, dal pool giuridico, anziché ristrutturare un padiglione per essere predisposto alla seconda ondata, Regione Lombardia ha lasciato che tutti i reparti Covid che sono stati adibiti fossero promiscui, fossero in mezzo agli altri reparti, fossero in situazione di promiscuità. Questo ha creato dei disagi immensi. Carenza di personale dovuto a infermieri che si infettano nei corridoi con gli altri infermieri. I reparti dove sono, il reparto ad esempio di tisiologia di fianco al reparto di coronavirus, con delle complicazioni aberranti, che un malato di tubercolosi abbia preso Covid o che un malato di Covid abbia preso la tubercolosi. Quindi una situazione di promiscuità
estrema che ha portato alla chiusura, all'accorpamento graduale di tutti i reparti. In questo momento l'Alta Valtellina è sprovvista di un ospedale. Un malato, una persona colpita da infarto, deve compiere anche 100 chilometri, 2 o 3 ore di macchina, di ambulanza per ricevere assistenza. Questo è successo ed è gravissimo. Qui in Valtellina, in provincia di Sondrio, stiamo subendo le conseguenze di questa gestione ambigua tra pubblico e privato in maniera gravissima, e la questione ci inorridisce e ci inorridisce ancora di più quando è fatta in mala fede, sfruttando l'emergenza Covid, e quando è fatta sulle spalle dei cittadini che stanno morendo, perché questa è la situazione. Io concludo e mi auguro a tutti noi di, insomma, noi diamo pieno supporto a questo manifesto, a Medicina Democratica. Continueremo a combattere a livello locale, ma continueremo anche a supportare questa iniziativa di stampo regionale e nazionale, e auguro a tutti noi di avere successo nella tua. Grazie. Dunque, come dicevo, vediamo di ampliare lo sguardo al di fuori della Lombardia. Per cui do la parola a Antonio Madera, che ci darà un po' uno spaccato della realtà in Emilia-Romagna e magari un elemento relativo al problema del regionalismo differenziato. Grazie, prego. Buongiorno a tutti, sono Antonio Madera da Bologna, vi ringrazio per l'invito che è stato graditissimo. Proverò a inserirmi in una discussione molto bella che state facendo con questo spaccato dell'Emilia-Romagna. Permettetemi solo un'introduzione per poi arrivare al problema del regionalismo differenziato. A te, Antonio Muscolino, ti chiedo a 5 minuti di stopparmi, però. Allora, io ho sentito parlare, ma qui non lo dico come polemica, lo dico per rafforzare, un dirlo con molta amarezza. Abbiamo sentito parlare di insuccesso del piano aziendale, insuccesso del piano pandemico, insuccesso sul piano politico. Secondo me, se noi ci mettiamo nelle loro vesti, cioè nella controparte, sono stati dei successoni. Hanno fatto quello che hanno voluto al servizio del privato e del capitale. E se volete, è stato un insuccesso anche nostro, che per 20-30 anni o non ce ne siamo resi conto o abbiamo guardato e ci siamo affaccendati su altre faccende, magari dividendoci sulle marginalità dei nostri valori, perché noi abbiamo dei valori molto grossi sui quali convergiamo, ma abbiamo questa attitudine particolare a dividerci sulle marginalità, che è il percorso opposto che io sto cercando di fare qui umilmente, senza competenze politiche né culturali né altre, invece riunendo un po' tutti sul valore dell'andare contro l'autonomia regionale, le proposte di autonomia regionale che di fatto trasferiranno l'attività decisionale, parlamentare, tutto che influenza sulla nostra vita quotidiana alla conferenza delle regioni, che è gestita da gente come Bonaccini, De Luca e leghisti vari. Per cui secondo me questi hanno avuto un successone. I segnali che niente stava cambiando da gennaio a febbraio ad adesso è che io non ho visto un'assunzione che sia a tempo indeterminato e quelle poche che ci sono state su tutti i livelli siano, per esempio, qui in Emilia al di fuori del piano programmatico sanitario. Non ho visto alcuna apertura nei confronti dell'imbuto formativo, sia a valle che a monte, cioè sia verso le scuole di specializzazione, sia verso l'abolizione del numero chiuso. Non ho visto alcuna attitudine a trovare soluzioni semplici, ma banalmente, io faccio il dentista, no? E mi sono posto la domanda, l'ho chiesto sia all'Ordine dei Medici, sia ad alcuni amici e rappresentanti politici nelle istituzioni sia comunali che regionali, dicendo: ma voi avete idea delle capacità che possono avere i dentisti a fare dei tamponi? Perché un dentista non lo farebbe mai frontalmente alla persona, si metterebbe sempre dietro, gli farebbe meno male, si proteggerebbe lui, perché se gli viene un epistassi
o uno starnuto lo fa davanti, ma non lo fa dietro dove è posto l'operatore e magari il suo collaboratore o la sua collaboratrice, no? Cioè questa è prevenzione. Questo perché? Perché il settore odontoiatrico, sfido chiunque a raccontarmi la notizia di un focolaio all'interno di studi odontoiatrici in tutta Italia, ha una cultura di prevenzione, pretensione e protezione che non ha uguali. Noi da 20 anni, 30 anni applichiamo dei protocolli decisi dalle ASL talmente rigidi e lo facciamo talmente bene. Uno come me ha iniziato a lavorare in piena pandemia AIDS, per esempio, per cui è vero che si trasmette per via parenterale l'AIDS, però ci abbiamo messo 20 anni a capacitarci del fatto che non si trasmettesse con un bacio o con una carezza. Per cui, per esempio, nelle linee guida che ci sono arrivate anti-Covid, io non ho dovuto assolutamente fare niente nel mio studio se non eliminare la sala d'aspetto per non far incrociare le persone. Sempre per arrivare al punto, vi racconto brevemente due o tre delibere della Regione Emilia-Romagna, nella quale due delibere sono sull'accreditamento delle strutture private a fare i test. Una delibera esce fuori dicendo si accreditano le strutture private a fare test sierologici, punto. Dopo 15 giorni ne esce un'altra, perché si sono resi conto che nel momento in cui il test sierologico dava un risultato, mi sposti con la borsa, dava un risultato positivo o dubbio, ci doveva essere la presa in carico dell'azienda per fare i due tamponi, e si sono resi conto che a far lavorare i privati sui test sierologici poi si ritrovavano un carico di tamponi da dover eseguire, a meno che non lasciavano le persone 10 giorni chiuse in casa ad aspettare. Allora che hanno fatto? Hanno immediatamente accreditato le stesse strutture private a fare anche il tampone, ovvero io vado, faccio il test, risulto dubbio positivo, ho la scelta. Che faccio? Vado a casa ad aspettare l'azienda oppure do i 120 urini direttamente qua e me lo faccio immediatamente? Questo è un esempio di come ragionano. Oppure un'altra delibera che a un certo punto blocca il... una clinica... Pronto? Privata completamente vuota in pieno marzo-aprile e gli fa una clinica accreditata proprio ad hoc, e dove il Sant'Orsola, cioè il polo ospedaliero e anche universitario di Bologna, della Bologna orientale, praticamente trasferisce gran parte dei suoi pazienti in questa clinica privata con la cartella clinica del Sant'Orsola, cioè che la clinica privata non fa neanche la cartella clinica, creando anche dei grossi problemi di gestione della privacy e del trattamento dei dati, e naturalmente dandogli una marea di soldi. Questa è un'altra cosa. E alla fine succede invece quello che è successo da 2 settimane a questa parte, sempre il Sant'Orsola, che non sa più dove mettere i pazienti no Covid, perché il Sant'Orsola, per far trasformarlo in tutto questo periodo dove hanno colto l'occasione, a mo' dei furbetti della telefonata del terremoto, no, in Abruzzo di notte, che fanno? Lo trasformano in IRCS, e con la scusa del dover adeguare il Sant'Orsola alle linee guida e ai protocolli per la difesa contro il Covid, e chiudono di fatto tagliano 380 posti letto. Per cui adesso si ritrovano che con questi posti letto tagliati non sanno dove mettere i pazienti no Covid. Una mia collega del pronto soccorso mi dice: a marzo-aprile c'erano ancora i reparti aperti, per cui almeno i no Covid li mandavamo nei reparti, per quanto fossero giudicati inadeguati, che non è vero comunque. Adesso invece, senza più quei reparti, non sappiamo più dove metterli. Quelli meno gravi li rispediamo a casa e stanno nel corridoio del pronto soccorso, da una parte i Covid, dall'altra parte i no Covid, e i no Covid che rimangono lì sono proprio quelli gravi che non si riescono a trasferire, e naturalmente lì c'è un rischio di contagio enorme che potrebbe determinare la morte, perché nel frattempo i Covid aspettano che dalle terapie intensive
uno guarisca, che è la cosa più frequente in questo momento, o che muoia per liberare il posto e andare. Tutto questo per arrivare dove? Per arrivare al fatto che gli amministratori, Bonaccini, diciamocelo, no? Il governatore, che sta cercando di portare avanti la sua proposta di autonomia differenziata, che come la fa lui è buona, a differenza di quella della Lega, ma sappiamo benissimo che è la stessa cosa, governa così, e noi rischiamo di essere nella nostra quotidianità governati da persone del genere. È su questo motivo che io ho basato, insieme a un mio compagno di un sindacato di base, l'SGB, Andrea Tesini, provare a riunire tutte associazioni, collettività, tutti quanti, sul valore comune della lotta contro l'autonomia differenziata, che io e lui pensavamo che ogni giorno questo esperimento finisse, e in realtà sta montando anche bene, stiamo avendo tantissime sottoscrizioni, e riteniamo che l'Emilia-Romagna, che praticamente è strategica da questo punto di vista, perché doveva essere il baluardo contro l'autonomia differenziata chiesta dai leghisti, sta diventando strategicamente invece la nostra spada che ci sta facendo la ferita più grossa, ed è per questo che riteniamo Bologna e l'Emilia-Romagna un crocevia enorme, e abbiamo assolutamente bisogno, come il pane, di avere l'aiuto e di metterci noi in aiuto di tutte le altre regioni e portare avanti questo percorso. Per cui qui dentro, chiunque ci ascolti, mi ascolti, io fornirò ad Antonio Muscolino, penso che l'abbia già, ma glielo ridarò, il documento che stiamo sottoscrivendo, sperando che ci diate una mano, che sarà sicuramente ricambiata, e comunque noi siamo a disposizione di tutti. Io vi ringrazio, lo so che ci ho messo più di 10 minuti, ma tu, Muscolino, non mi hai interrotto. Grazie. No, no, erano 10 minuti praticamente quasi precisi, per cui è stato precisissimo. A questo punto rimaniamo a Bologna e chiedo a Lavinia Boggia di raccontarci appunto dell'iniziativa che terranno questo pomeriggio a Bologna, le motivazioni, e anche per capire appunto come sta andando la situazione lì. Prego. Ciao a tutti e tutte. E io sono Lavinia Boggia, sono un medico attivo nella provincia di Bologna, e insomma porto un po' l'esperienza di questo percorso in cui sto partecipando, che è nato da un quartiere di Bologna, Corticella, e dove si è costituita, tutto nato da la chiusura di un CUP all'interno del quartiere prima di quest'estate, una chiusura di un servizio fondamentale per la popolazione di quel quartiere, che ha trovato spiazzate molte persone e che quindi hanno deciso di organizzarsi in questa assemblea per portare alla luce questi problemi che comunque stavano vivendo già da anni, i problemi di spostamento di una sanità che era di prossimità e territoriale, che quindi era facilmente raggiungibile da questa popolazione, invece verso una centralizzazione più, quindi più scomoda, e una mancanza di servizi all'interno del quartiere. Da questa assemblea, che si è ritrovata più volte, che ha fatto passi avanti anche attraverso la partecipazione a consigli aperti in quartiere, dove abbiamo ricevuto buone risposte da parte delle istituzioni e interesse riguardo alle richieste che facciamo, si è deciso appunto oggi di fare un'apertura cittadina e di portare tutte le istanze di cui abbiamo discusso appunto in queste assemblee di quartiere anche alla popolazione di tutta Bologna, perché sappiamo che il problema non è soltanto un problema che è ristretto a un quartiere, ma è un problema appunto che stiamo vivendo tutti, e purtroppo la pandemia che stiamo attraversando è stata una lente di ingrandimento che ha portato alla luce una serie di problematiche che erano sicuramente presenti già da prima e però sono state acuite
insomma, sono diventate più chiare e evidenti, e abbiamo quindi la possibilità adesso di parlarne, confrontarci, diciamo che questa è la cosa positiva che possiamo vedere in questa situazione disperata. E quindi oggi abbiamo lanciato un'assemblea pubblica in Piazza Maggiore a Bologna, sarà un'assemblea che verrà tenuta in presenza, ma con anche la possibilità di seguire via Zoom e quindi fare interventi da remoto, e ci sarà anche una diretta Facebook. Quindi invitiamo anche tutti voi alla possibilità di intervenire e partecipare con riflessioni, spunti e tutte le esperienze che si possono portare. Perché l'abbiamo lanciata appunto ragionando su un appello che adesso magari vi giro l'evento in chat, così potete leggerlo tutti, nel quale abbiamo stilato dei punti di richiesta da cui vogliamo partire appunto per una discussione, li mettiamo al dibattito comune, perché pensiamo che possano essere dei punti di partenza di cui discutere, ma è ancora un appello aperto. Pensiamo che ci sia bisogno sicuramente di approfondimento, di riflessione e di un intervento comune e più allargato possibile di più realtà che vogliano partecipare. I punti brevemente ve li dico: sono l'istituzione di punti sanitari di prossimità in tutti i quartieri con tamponi e test serologici disponibili per tutti e tutte, inseriti in una politica adeguata di tracciamento dei contagi e sostenuta da nuovi investimenti sia dal punto di vista umano, professionale e organizzativo, quindi con uno sviluppo di presidi periferici anche nei luoghi di lavoro. Un altro punto sono l'istituzione di tutele lavorative assistenziali nel momento in cui ci sia bisogno di essere messi in quarantena o di fare autoisolamenti per tutte quelle persone che appunto hanno avuto un contatto o un tampone positivo, la programmazione locale dei servizi fondata sul rafforzamento dei dipartimenti di sanità pubblica e cure primarie e il superamento delle case di riposo per andare verso anche a politiche abitative sociali. Un altro punto sono nuovi programmi di welfare di comunità condivisi e costruiti con i gruppi sociali più deboli e non orientati su logiche di profitto aziendale, ma sui bisogni di salute appunto queste fasce più deboli, che sappiamo che sono anche quelle meno tutelate, e strumenti di controllo popolare sulle decisioni riguardanti alla sanità. E sono i punti che noi abbiamo individuato, ma che sono messi al vaglio e di approfondimenti, discussione, e anche vogliono essere spunti per trovare anche altre problematiche da portare insomma alle istituzioni e per richiedere appunto un miglioramento di un servizio che, come abbiamo visto, ha completamente fallito in questo momento. Ringrazio a tutti, adesso vi passo il link in chat, così potete seguire l'evento e se volete poi collegarvi oggi pomeriggio alle 4 e ci vediamo lì. Grazie. Grazie Lavinia. Senza dubbio poi quel link lo riproporrò sia su Facebook, anche quello, che sulla nostra pagina di Medicina Democratica. A questo punto il percorso, diciamo, della campagna Dico 32 del Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute ha incrociato un altro movimento che stava nascendo e che appunto di cui appunto ci parlerà adesso Monica Di Sisto, che è collegata con noi. Soliti 10 minuti, grazie. Grazie Antonio, grazie a tutte e a tutti voi e soprattutto grazie per avermi consentito di partecipare, ma anche di ascoltarvi, perché la fotografia che restituite dalla Lombardia, ma anche dalle altre regioni che sono intervenute, è ritengo la descrizione più chiara del fallimento delle politiche aziendaliste e privatistiche che sono state promosse purtroppo a tutti i livelli istituzionali, nazionali, europei, internazionali, almeno negli ultimi 30 anni. Io nella mia vita, diciamo, professionale, faccio la giornalista, mi sono occupata anche di sanità in passato, mi occupo
di politica nazionale e di economia internazionale, ma associativamente fa la mia associazione che si chiama Fairwatch, fa parte già di coordinamenti che da molti anni monitorano la spesa pubblica, l'investimento della spesa pubblica come la campagna Sbilanciamoci, e da quell'osservatorio privilegiato nel momento in cui ci siamo ritrovati di fronte il piano Colao ci siamo cominciati a rendere conto che le risposte che venivano date alla pandemia non erano risposte all'altezza della sfida. Ricordo per esempio, per fare appunto un esempio molto, molto semplice ma anche abbastanza rivelatorio nella sua crudeltà, che per esempio una delle voci diciamo più cospicue del piano Colao relativa alla salute era quella degli investimenti nella realizzazione di ospedali, investimenti pubblici nella realizzazione degli edifici, che però poi dopo sarebbero dovuti essere messi a disposizione di privati per gestione oppure con fondi privati ai quali poi dopo andava garantito un reddito di affitto pubblico delle strutture medesime. Pensiamo anche ai primi fondi sui quali si è cominciato a ragionare, sulla recovery facility, ma anche sul MES, che a prescindere dalle condizionalità di medio e lungo periodo che presenta rispetto a delle spese pubbliche che sono sicuramente impennate in tutta Europa, presenta un tema strutturale, che è quello che non possono pagare la spesa corrente, quindi non possono pagare né stipendi né assunzioni. E allora in un paese che è afflitto da deficit cronico come il nostro da oltre 20 anni, un deficit rispetto al quale non si è mai fatto appunto un ragionamento di legittimità del debito, come per esempio è stato fatto in molti altri paesi rispetto alle politiche della Banca Mondiale negli anni 90, ci si chiede con la pandemia: ma la pandemia è veramente la causa di tutto questo, o è appunto il momento in cui tutte le scelte sbagliate fatte negli ultimi anni sono emerse? Ci si chiedeva però giustamente di fare anche un po' un'autocritica, come in realtà della società civile nel momento in cui si è passati dal piano Colao alla Villa Panfili, quindi a un incontro diciamo un pochino in un formato più allargato e più inclusivo, ci siamo resi conto però che mancava una sorta di contenitore, cioè mancava uno spazio all'interno del quale, come associazioni, sindacati, professionisti, semplici cittadini, ci si potesse ritrovare per ragionare insieme sul modello. Perché in realtà a prescindere da tutte le piccole singole iniziative e anche singoli suggerimenti, anche visionari, intelligenti, importanti, fattibili, che tutte le nostre organizzazioni, da quelle più piccole a quelle più grandi, ai grandi movimenti più recenti, Fridays for Future, eccetera, che hanno sempre ragionato anche sul piano, no, del diritto alla salute, del diritto alla salute pubblica, dell'universalismo di questo diritto e della risposta a questo diritto, chiaramente non si è mai trovato però uno spazio in cui tutti questi pezzi e tutte queste competenze non c'era. Per tante anche ragioni legate alla nostra storia politica recente. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato in alcune a lanciare un po' un sasso nello stagno. Abbiamo detto: mettiamoci fuori da Villa Panfili. Villa Panfili, per chi non la conosce, io sono romana, la racconto in Romagna, è uno spazio molto bello con un giardino straordinario che è goduto con profondo piacere dalla cittadinanza. Quindi abbiamo detto: vabbè, mettiamoci fuori con le nostre tovaglie, colleghiamoci con internet, con tutte quelle e tutti quelli che non ci sono. Che non possono partecipare, tutti quelli che non sono stati invitati a portare la loro voce a Villa Panfili. Gli diamo uno spazio e cominciamo, come non facevamo da tanto tempo, a ragionare insieme su quelle che possono essere le risposte economiche, le risposte sociali, le risposte politiche, che dal punto di vista pratico, quindi con la solidarietà e il mutualismo, ma anche dal punto di vista teorico, con le proposte politiche, che certo non alle vostre né alle nostre organizzazioni mancano, anche perché io continuo a dire che appunto in virus veritas, e che se ci fosse stato un bagno di realtà e anche una maggiore rappresentazione delle proposte nate, cresciute, sviluppate, se dei segnali di allarme che salivano dalla società civile, in questi anni non ci saremmo trovati a questo punto. Quindi nel lockdown e a Villa Panfili e dopo Villa Panfili, per cerchi concentrici di allargamento,
online, ma anche di presenza, in molti territori abbiamo proposto innanzitutto di parlarci e di incontrarci. Il concetto, l'idea che abbiamo voluto, che ci è venuto proprio spontaneo condividere, è un concetto proprio sia all'ecofemminismo, all'ecosocialismo, ma anche insomma, un po' alla logica, al senso comune, che in questi mesi di balconi e tragedia avevamo condiviso. Cioè il cambiamento di paradigma necessario da una società centrata sul profitto a una società centrata sulla cura. Noi non possiamo esimerci dal essere responsabili, e questo è emerso con particolare violenta evidenza in questa fase, dal prenderci cura delle persone e dei nostri territori. Per questo abbiamo messo insieme un manifesto di visione, non semplicemente un elenco della spesa, una lista di provvedimenti, ma anche proprio un'idea su come secondo noi andrebbe reinterpretata questa fase storica, quello che verrà dopo, e abbiamo cominciato insieme a raccogliere le diverse proposte, anche le diverse istanze, le diverse campagne. Non si tratta di reinventare la ruota, si tratta di ritornare insieme e proporre per ogni aspetto della nostra vita quotidiana e diciamo di società integrata nell'ecosistema nel quale ci troviamo in questo pianeta, delle soluzioni viabili. Il 21 novembre, e questa è l'ultima cosa che voglio condividere con voi, oltre all'invito caldissimo a partecipare a questo percorso, se siete interessati, se volete portarci la vostra esperienza, se volete che quello che fate a livello territoriale, a livello associativo, a livello di reti, a livello professionale come persone possa avere un contesto più ampio e comune, in questo caso basta una mail a societadelacura@gmail.com oppure societadelacura@blogspot.com per trovare diciamo che cosa abbiamo fatto fino adesso. Ma il 21 novembre abbiamo voluto buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo e provare a portare nelle strade, nelle piazze, nei luoghi nei quali lavoriamo, nelle nostre città, nei nostri quartieri, questa proposta di cambio di paradigma, queste proposte che sono quelle delle reti e delle realtà come le vostre che stanno facendo delle proposte concrete e che noi vorremmo, alle quali noi vorremmo dare la massa critica adatta per farci sentire. Pensiamo di accompagnare, per dove sarà possibile, una mobilitazione fisica con una maratona come questa che duri diciamo dalla tarda mattinata fino alla sera, per abbracciare tutte le iniziative che si stanno organizzando. Faremo un punto diciamo più evidente, probabilmente anche per le condizioni presenti, a Roma. Il nostro sogno è Piazza del Popolo, vediamo come verrà, chiaramente nel rispetto di tutte quante le precauzioni che la fase, che il Covid ci richiedono, ma anche appunto la vivibilità delle nostre città. Vogliamo una società della cura, vogliamo un cambiamento di paradigma, dobbiamo cominciare a far familiarizzare gli strati alti e decisionali della nostra società con questa esigenza, con questo bisogno, con questa necessità non rinviabile. Vi dicevo, in virus veritas, non c'è niente di quello che è emerso con il virus che non ci fosse prima, non c'è niente di tutto quello che purtroppo ci ha colpito in questi mesi che non fosse prevedibile, anzi, dopo che era stato prevedibile, previsto e l'abbiamo subito, lo abbiamo anche dovuto risubire nella seconda ondata. Questo non è assolutamente più accettabile, né dal punto di vista della salute, né dal punto di vista del diritto al lavoro, del diritto alla casa, all'abitare, del diritto a un futuro ecologico ed ecosostenibile per questo pianeta. Dobbiamo, perché l'Italia, perché probabilmente la nostra capacità sociale, politica, di intervento, di mutualismo, di cooperazione, di capacità di relazione tra i nostri territori, magari c'è stata un po' portata via in questi anni, ma siamo capaci di rimetterla insieme. Nell'ultima assemblea che abbiamo fatto il 24 scorso eravamo circa 450 persone online e siamo stati diciamo visti, le visualizzazioni sono state oltre 10.000, quindi c'è interesse, c'è bisogno di stare insieme, c'è questo senso di necessità della ritessitura di una società più giusta, più equa e che ci faccia anche più felici di quello che siamo in questo momento e che non ci terrorizzi come siamo terrorizzati molti e molti di noi nelle nostre città.
Quindi l'invito è, come già raccolto da Antonio e da tanti e tanti altri che sono in questa call e che ringrazio ancora, stringiamoci insieme, sosteniamo insieme tutte le battaglie come le vostre che riteniamo fondamentali per vivere meglio in questo paese e portare un contributo interessante di cambiamento in Europa e nelle istituzioni internazionali. Grazie, grazie davvero. Beh, voce. Grazie Monica, scusa. Speriamo che il 21 le condizioni siano migliorate rispetto a quelle attuali, per cercare appunto di fare qualcosa di anche più visibile e anche magari in carne e ossa. Dunque adesso, se riusciamo, dovremmo sentire qualcuno da Napoli. Vedo che sono in collegamento, se riescono a intervenire. Pronto? Sì, mi senti? Ok, prego. Vabbè, io sono Paolo Firre. Niente, abbiamo appena concluso la manifestazione sotto la regione. Abbiamo avuto l'imbarazzo di avere degli ospiti indesiderati, nel senso che contemporaneamente c'è stato un flash mob di Fratelli d'Italia. Comunque la nostra manifestazione è andata bene, abbiamo mandato i video e pure parecchio partecipata, sono intervenuti molte realtà diciamo della situazione napoletana. L'obiettivo era denunciare quella che è stata una vera e propria truffa consumata ai danni dei nostri concittadini, per cui diciamo, avendo scampato la prima fase Covid, la nostra politica si è giocata la carta elettorale, ma noi sapevamo bene che c'erano dei problemi strutturali che sono venuti alla luce proprio in questa fase, nella fase diciamo del ritorno della pandemia, nel momento in cui essa ha saltato la prima linea, quella della prevenzione, diciamo della clausura imposta, e adesso sta percorrendo i territori senza avere nessun ostacolo. Praticamente si sta verificando una situazione drammatica per cui pazienti di tutti i tipi si riversano negli ospedali che stanno andando al collasso. Non so se mi sentite. Pronto? Sì, sentiamo. Ok. E niente, volevo far intervenire a questo proposito. Avevamo proposto il riutilizzo delle vecchie strutture del centro storico che sono a portata di mano per poter essere riutilizzate facilmente, almeno come aree di sorveglianza per i positivi o i pauci sintomatici, ma non ci hanno risposto. Comunque voglio farvi parlare con un rappresentante di uno degli ospedali chiusi da poco e che diciamo presenterebbe appunto queste caratteristiche. È Mauro Migliazza del San Gennaro. Buongiorno a tutti, buon lavoro soprattutto. Io parlo dall'ospedale San Gennaro, che è un ospedale storico del Rione Sanità che purtroppo 4 anni fa, come altri 8 ospedali nel giro di svariati anni, sono stati chiusi nel nostro territorio, depauperando di un bacino di 500.000 persone per i servizi in aguzie. Ma negli anni abbiamo sviluppato una latta di territorio molto forte. Voglio dire che il punto centrale, scusatemi che io non sono avvezzo alle tecnologie, però diciamo che abbiamo sviluppato questa lotta che è molto importante con l'unità dei lavoratori. Noi stiamo lavorando molto insieme con i lavoratori, dobbiamo valorizzare i lavoratori e dare voce ai lavoratori. Facciamo dei comunicati con i lavoratori, possiamo cercare di fare delle manifestazioni, ma questo è un nodo centrale. E voglio dire a tutti quanti mi ascoltano che già dalla legge Bindi, addirittura a Brunetta, noi possiamo fare degli ex comitati di gestione o aziendali con i lavoratori. Dico che la nostra esperienza, anche nel piccolo, è stata molto fattiva, che il momento che abbiamo fatto riunioni di reparti sono state date delle risposte effettive. Noi abbiamo in pianta stabile nell'ospedale un servizio, diamo anche un servizio per senza fissa dimora e altri servizi che possiamo dare.
e questo ha prodotto tantissimo. Adesso stiamo producendo dei questionari. Quello che voglio dire a tutti, cari medici, amici, compagni, fratelli, dobbiamo agire sui territori, perché dalla parola bisogna passare ai fatti immediatamente. Questo ha prodotto che nel nostro territorio, nel momento del Covid, abbiamo prodotto 7.000 mascherine, le abbiamo date agli ospedali, siamo andati nelle famiglie, abbiamo fatto un censimento, abbiamo portato dei farmaci alle famiglie. Adesso da noi stanno al disastro. Ieri abbiamo avuto un compagno del territorio che praticamente è rimasto isolato da solo a casa e dopo sforzi immani c'è stato un intervento. Ritornando alla parte tecnica, abbiamo capito che non bisogna essere ospedali centri. Che significa territorio? Questo voglio capire. Da semplici cittadini noi diciamo che noi abbiamo mancanze di 200 medici, dobbiamo essere analitici, dobbiamo studiare, dobbiamo agire. Quindi, ripeto, 200 medici. Sapete che dovremmo avere gli infermieri di famiglia e ne abbiamo contati che ce ne mancherebbero 50. Voglio dire, la mancanza degli ospedali. Mancano 20.000 solo per mantenere lo stabile dell'intervento sugli ospedali. Quindi dobbiamo creare comitati di zona negli ospedali, dobbiamo lavorare insieme con i lavoratori, dobbiamo rompere questa chiusura, perché sapete che c'è pure il problema della fedeltà aziendale. Stiamo lavorando anche su questo con dei noti giuristi, con i quartieri, perché giustamente non hanno diritto di parola. Perché io devo dire che ieri ci hanno chiamato alla direzione e ci hanno dato dei dati, quindi bisogna lavorare molto su questo, è fondamentale, e dobbiamo unire le lotte, perché fondamentalmente abbiamo fatto questo referto, che non so se Paolo me ne ha parlato, a cui abbiamo partecipato noi con i questionari, e abbiamo rilevato che Papposillipo, che è una zona ricca, a noi che è una zona poverissima, voi lo sapete, c'è un surplus di 9 anni di aspettativa di vita. Quindi voglio dire di questi a tutti quanti, dobbiamo avere forza, dobbiamo continuare a lottare, non dobbiamo lavorare sulla emergenza, perché la vera emergenza è la sanità pubblica che è stata distrutta in questi anni. Grazie. Non so se c'è lo spazio per qualche altro intervento da Napoli, mi dite voi, oppure ci ricolleghiamo. Sì, prego, un altro intervento va bene. Salve, allora mi sentite? Sì. Sì, allora sì. Come consulta, è stato già detto, abbiamo fatto questa manifestazione questa mattina. La cosa importante che noi stiamo dicendo in queste manifestazioni e in questi lavori che stiamo portando avanti è che occorre mettere in campo delle misure concrete per fronteggiare l'emergenza. Cosa si può fare dal basso per riuscire a fare questo lavoro? Immagino, visto che questo è un contesto nazionale, noi possiamo fare ad esempio un'assemblea nazionale sulla questione dell'obbligo di fedeltà aziendale. Cioè abbiamo tanti contatti di lavoratori che sono stati colpiti da questa legge, da questa misura. Ebbene, io questa è una proposta a questo punto che faccio e che noi ci metteremo ad organizzare in prima linea, se voi ci siete. Un'altra questione che secondo me è importante, che è dimostrata dalla manifestazione di oggi a Napoli, è che non ci sono dispositivi, restrizioni, delibere, decreti che tengano, che possano fermare la mobilitazione popolare, e soprattutto nessuno può garantirci la nostra salute meglio di noi quando organizziamo queste mobilitazioni. Quindi, al di là dei precetti che saranno dati, zone rosse, gialle, verde, fucsia e lilla, dobbiamo continuare con la manifestazione, con la mobilitazione e attuare tutte le misure che servono per la sicurezza di tutti, distanziamento, mascherine e tutto quello che serve. Questo è un elemento che secondo noi è di battaglia, perché se lasciamo l'emergenza in mano a chi sta gestendo la sanità in questo paese, nelle nostre regioni, sarà lo sfascio. Se lo faremo noi, se uniremo le forze e continueremo a lottare uniti, riusciremo sicuramente a invertire la rotta. Grazie. Ok, sì. Grazie. Grazie da Napoli. Grazie da Napoli. A questo punto io ritornerei un attimo in Regione Lombardia, darei la parola a, diciamo così, al punto iniziale di tutta la storia
con la questione della pandemia, per cui la zona di Lodi, e darei la parola a Andrea Viani. Lì hanno lavorato, per cui ci spiegherà che cosa stanno facendo. Prego. Ciao a tutte e a tutti. Faccio parte del coordinamento territoriale lodigiano per il diritto alla salute, che è partito assieme al coordinamento nazionale, in sostanza. Io vi parlo da Codogno, che è un po' il luogo simbolo dell'inizio di questo disastro. Un disastro però che è formato sì dal flagello del Covid, ma che viene da lontano, dal disfacimento della salute lombarda. È un argomento questo che è stato già presentato da molti. E questo disfacimento, che viene da lontano, viene da Formigoni, da Maroni, eccetera, e che è aumentato durante la pandemia, va combattuto a dimensione regionale, fondamentale questa cosa. È già stato detto ed è essenziale affrontare il problema della fine, della eliminazione della legge Maroni. Ha però un'articolazione territoriale importante. Il coordinamento ha costruito una piattaforma rivendicativa territoriale contro questo disfacimento della sanità lombarda, a partire ovviamente dalle condizioni territoriali nostre. La battaglia regionale diventa coinvolgente, diventa generale, se incrocia i disastri che si sono manifestati territorialmente. Noi abbiamo lavorato su 4 punti. Il primo è le prestazioni che sono state fermate e che avrebbero dovuto essere riprese con la fase 2. Il secondo è il disastro sulla rete ospedaliera del nostro territorio, il terzo quello sulla rete territoriale e il quarto quello del rischio in fabbrica, tema da noi che è stato particolarmente importante. Io sono di Codogno, quando appunto è stata aperta la zona rossa di Codogno, che era zero contagi e appena aperta, i lavoratori che sono usciti da Codogno e sono andati a lavorare a Milano si hanno riportato dentro ovviamente il coronavirus. Comincio rapidamente dalla questione delle prestazioni fermate. Qui non dico molto, sono 90.000 a dichiarazione ufficiale del direttore della ASST di Lodi, sono 90.000 e sono praticamente rimaste tali, nel senso che una parte che si è stata affrontata, ma al tempo stesso si sono create nuove code. Quindi noi abbiamo una situazione drammatica dal punto di vista delle prestazioni fermate. E non entro nel dettaglio, già altri hanno parlato di questo gravissimo problema. La seconda questione è quella della rete ospedaliera. Dicevo, il disastro viene da lontano, la nostra rete ospedaliera è soggetta a questo disastro, nel senso che l'ipotesi di riferimento per la rete ospedaliera è quella di liquidare in sostanza 2 o 3 degli ospedali del nostro territorio. Noi ne abbiamo 4, praticamente è cominciata questa distruzione da prima e il Covid l'ha ulteriormente accentuata. È significativo questo dato riguardo a questa distruzione, a questo processo di svuotamento e di eliminazione della struttura, anche della struttura ospedaliera territoriale, rendendo quindi l'unico ospedale di qualche consistenza, quello di Lodi, del tutto dipendente dalla logica centralizzatrice regionale. E quindi dipendente dagli ospedali hub che ci sono in Regione Lombardia. Ci sono ben 10 primari, 2 di medicina, 1 di pneumologia, 1 di laboratorio, 1 di ortopedia, 1 di malattie infettive, 1 di ginecologia,
uno di cardiologia, uno di neurologia e infine uno di terapia intensiva che se ne andranno. E quindi è ovvio che in una realtà piccola come Lodigiano questa cosa significa che la struttura, anche la struttura ospedaliera pubblica ovviamente, in realtà non ce n'è neanche una privata nel nostro territorio, siamo vicini a Milano, quindi basta Milano. È evidente che questa struttura era al collasso e rimane tale. Non solo, ma siccome per l'appunto siamo messi male, la situazione attuale viene gestita con l'ipotesi di spostare 4 medici rianimatori anestesisti, 6 infermieri professionali di rianimazione e 6 infermieri professionali di sala operatorio all'ospedale in Fiera di Milano. Questa è la drammatica situazione dei nostri 4 ospedali. Veniamo adesso alla situazione della rete territoriale. La nostra è praticamente inconsistente, non ha e non integra i servizi sociosanitari pochi che ci sono. Cominciamo da diciamo i provvedimenti che avrebbero dovuto essere attuati secondo le direttive della Regione Lombardia. Il POT, Presidio Ospedale Territoriale, e il PREST, Presidio di Soccorso Sanitario Territoriale, avrebbero dovuto esistere ed essere riordinati per ben 2 volte nel 2017 e 2019. Nel Lodigiano c'è solo un POT, che in realtà è pressoché inesistente, non riesce ad operare o non abbiamo notizie della sua attività, e non c'è nessun PREST. Quindi 2 strutture centrali per, secondo la Regione Lombardia, per la medicina territoriale, in pratica come se non ci fossero. Le unità speciali di comunità assistenziale, le USCA, dovrebbero interagire con la rete territoriale, con i POT e con i PREST. Ovviamente non interagiscono e ce ne sono solo 2, ma sono solo sulla carta anche queste. Tenete conto che se potessero operare, dovrebbero operare su un territorio lungo 50 chilometri. Come dice la norma, dovrebbero essere costituite da un medico e un infermiere, dovrebbe intervenire a domicilio. Immaginatevi cosa potrebbero fare. In ogni caso adesso è come se non ci fossero, perché praticamente non sono operative. Le attività sociosanitarie non sono pianificate. A Lodi doveva essere applicato l'indirizzo di ambito sociosanitario definito dalla Regione Lombardia, ovvero bisognava disporre un piano organizzativo gestionale del sociosanitario, il POG. Questo piano non è mai stato costituito. I nuovi infermieri professionali di famiglia, ne sono stati assunti 40 da noi, ovviamente non potranno operare adeguatamente perché la rete territoriale in pratica non c'è nessuna struttura in grado di coordinare la loro attività. E tra l'altro questi 40 neoassunti risultano in realtà probabilmente corrispondenti a vuoti che si sono creati nel frattempo, dato che dalla nostra ASST fuggono sia i medici che gli infermieri professionali. Il servizio di Areu è assolutamente sottodimensionato, è stato assolutamente sottodimensionato e drammaticamente sottoposto a interventi fuori tempo, fuori standard, quindi con rischi drammatici di morte, specialmente dei malati cardiaci che ovviamente si sa devono essere assistiti subito. Questa struttura, l'AREO prevede di rinnovarla tal quale. In pratica sono appena state decise la conferma, la riassegnazione, le convenzioni speciali temporanee adottate a primavera, e quindi è facile pensare che la situazione diventerà di nuovo tragica, tenuto conto che ovviamente tutto questo riguarda l'evoluzione della seconda ondata. Non solo, ma la Regione Lombardia, in estremo lasso, cioè alla fine
dell'obbligo che aveva di predisporre tutto quello che serviva rispetto a una seconda andata, ha definito un piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, scritto sulla carta, che delega all'ATS di Milano Città Metropolitana il coordinamento della rete territoriale, ovvero il coordinamento dei POD, dei PREST, degli USCA, dei medici di famiglia, dei nuovi infermieri, eccetera, eccetera, tutto questo, tutto quello che da noi non c'è, non esiste, proprio non c'è. Comunque questo piano di coordinamento stabilisce che ci devono essere 5 centri di riferimento territoriale nel territorio SST di Lodi. Questo piano, tra l'altro, di coordinamento riguarda tutta la regione Lombardia e immagino che questi centri di riferimento territoriale per coordinare quello che comunque noi non abbiamo, dovrebbero essere costituiti in tutta la regione. Sarebbe interessante vedere dove e come sono stati costituiti, in che modo queste strutture entrano in rapporto con le relative particolari condizioni in cui si trova la sanità a livello territoriale. L'altro punto che abbiamo affrontato è quello del rischio in fabbrica. Ti chiedo poi di concludere, così... Finisco, due battute ancora. Sul rischio in fabbrica. Il rischio in fabbrica dovrebbe essere affrontato a disposizioni nazionali che prevedono i comitati aziendali, i comitati territoriali e comitati per le finalità del protocollo. È già stato detto, non ci sono controlli, non viene controllato se queste strutture ci sono o non ci sono. Di fatto da noi non esistono, non ci sono, noi abbiamo solo piccole e medie aziende, quindi dovrebbero esserci comitati territoriali, tutto questo non c'è. E chiudo rapidamente, tutte le cose che ho elencato costituiscono LEA, ovvero livelli essenziali di assistenza, e i LEA sono parte della Costituzione e sono esigibili assolutamente sia da strutture organizzate sia individualmente. L'esigibilità di questi diritti si manifesta sempre in ogni caso quando i servizi non sono forniti per nulla, dove per nulla deve intendersi non solo i servizi inesistenti ma anche quelli forniti inutilmente perché sono carenti delle strumentazioni o delle qualificazioni professionali necessarie perché i tempi, i luoghi e le prestazioni fornite siano insufficienti a soddisfare lo stato di bisogno. Allora noi abbiamo elencato per ogni inadempienza i LEA relativi e stiamo preparando intanto delle diffide specifiche per ciascun LEA e poi ci stiamo preparando a ricorrere alla magistratura anche ordinaria rispetto al fatto che l'inadempienza che si sta sviluppando nel nostro territorio, immagino la stessa cosa si sviluppa in tutta la regione, non è puramente legata al diritto amministrativo, ma riguarda la condizione materiale di tutti i cittadini. Bisognerebbe proprio riuscire a fare un lavoro generale su tutta la regione e se questo si facesse, la battaglia per stravolgere, per rifiutare, per cambiare le cose a livello regionale sarebbe certamente ancora più forte. Ho finito. Grazie. Dunque, per concludere questa... Scusami, posso interromperti 3 secondi. C'è una novità. Conte ha appena annunciato che domani, entro domani, firma il decreto che sostituisce il commissario della Calabria. Quindi, come possiamo vedere, voleva potere che il presidente si dia una mossa immediata, perché qui non possiamo più tollerare questa gravissima situazione. Scusatemi se vi ho interrotto. Grazie. Allora, per concludere questa maratona, do la parola a Fulvio Aurora per così ritornare appunto alla questione di Milano, della Lombardia. Grazie. Sì, grazie, ma naturalmente sono bravissimo perché dopo tutta questa giornata mi sembra che sia stata fatta un'analisi così impietosa che effettivamente non resta che realizzare quello che ci siamo proposti.
e prendiamo anche spunto da quello che ha fatto il governo con la Calabria, dicendo che se l'ha fatto con la Calabria, zona rossa, potrebbe benissimo farlo per la Lombardia. E quindi il discorso del commissariamento deve essere assolutamente portato avanti e non possiamo più tollerare un silenzio da parte del governo, soprattutto dopo quest'ultima notizia che ci è appena stata detto. E così pure questo discorso vale anche per la legge regionale 23. E quindi noi pensiamo che non siamo riusciti a fare la manifestazione per le note ragioni, però possiamo dire che proprio per l'analisi e le proposte che sono state fatte in questa situazione e che è stato un po' rovesciato la mancanza di essere usciti per strada per poter manifestare. In fondo diceva già un vecchio saggio che si chiamava Mao Zedong che è dal negativo che poi si possono trovare delle possibilità di modificare le cose. E quindi direi che proprio qua siamo di fronte a questa necessità. Siamo riusciti a fare una grandissima analisi partendo dall'esperienza di ciascuno. Da questa analisi è venuto fuori anche uno sforzo ulteriore, questo sforzo ulteriore che si concretizzerà con le iniziative che sono state dette anche qui nel 21 novembre proposte dalla Società della Cura e quindi con la manifestazione che dovevamo fare oggi e che è stata fatta comunque in parte e quindi è un fatto assolutamente positivo, lo faremo il 5 dicembre a conclusione almeno. Non lo sappiamo con certezza, però speriamo che sia così e quindi questo ci darà la possibilità di arrivare ad una conclusione e speriamo anche di arrivare ad avere delle risposte a quanto noi abbiamo chiesto e abbiamo ribadito in questa conferenza stampa e assemblea che abbiamo fatto oggi, partendo dal fatto che la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda e che il diritto alla salute è un diritto costituzionale. Su questo andiamo avanti. Grazie. Volevo soltanto chiedere a Walter Mason, perché nella confusione di queste ore poi è andato un po' tutto in confusione, volevo sapere se poteva fare lui l'intervento per quanto riguarda la questione relativa al Varesotto, che è uno degli elementi tra l'altro importanti per questa seconda ondata. Sì, due parole veloci, mi sentite? Sì. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Due parole veloci per chiudere, tanto è stato detto molto in tutta questa mattinata e ovviamente mi volevo collegare all'esperienza che stanno vivendo la provincia di Sondrio perché all'opposto dal punto di vista della situazione della popolazione e della logistica, ma gli effetti delle politiche nazionali e soprattutto di quelle regionali sulla sanità sono quelle che vediamo. Nella realtà del Varesotto, che è una zona molto urbanizzata, che vive ulteriori espansioni dovute alla presenza dell'aeroporto, la soluzione proposta ormai da 3-4 anni fa della Regione Lombardia di riunificare due ospedali di Busta e Gallarate in un unico polo ospedaliero. I due ospedali di Busta e Gallarate non sono dei piccoli ospedali, hanno un loro bacino d'utenza che ha una sua storia e una sua consistenza e vorrebbero fare un unico ospedale con una possibilità che diventi addirittura con il pronto soccorso più grande della Lombardia in una zona già ipertrafficata. Il problema è che la procedura pian piano si è in parte arenata, nel senso che è ancora attiva ma non aggiunge a nessuna conclusione, ma la politica locale, nonostante la tragedia del Covid che stiamo vivendo e che ha portato ovviamente ulteriori depauperamenti dell'attività delle strutture pubbliche, continua a sostenere questa idea.
e quindi noi ci stiamo opponendo ormai da 4 anni sul territorio per segnalare quello che comporterebbe l'unificazione degli ospedali, ma la direzione sanitaria e la regione stanno operando in modo furbesco nel portare avanti un progetto di unificazione degli ospedali depauperando le attuali strutture. Tra l'altro le attuali strutture si presentano tutto sommato nella gestione di una situazione come questa più favorite di in altre situazioni, perché consentono, essendo non molto distante tra di loro ma comunque avendo un bacino di riferimento importante per ognuna di esse, di gestire in concentrazione dei pazienti Covid su una, in particolare sul busto, piuttosto che sull'altra. E quindi il problema del nostro territorio è di sperare che questo progetto venga completamente messo da parte, che vengano valorizzati i piccoli ospedali, relativamente piccoli, che sono di contorno, in particolare mi riferisco ad Angera, ma anche a Tradate e Saronno, che subiscono il rischio che una costruzione di un nuovo polo ospedaliero importante lì depauperi ulteriormente, e prima in ogni caso di affrontare qualsiasi investimento che ovviamente noi come comitato investimento sulla sanità vorremmo sostenere, prima di finire un qualsiasi investimento di questo tipo deve essere fatto a valle di un rovesciamento della politica generale e della completa abbandono della riforma sanitaria del Maroni e di un ribaltamento dell'impostazione della riforma Formigoni del 97. Perché al contrario di quello che dice, cioè la conferma di quello che aveva detto il rappresentante del comitato della Valtellina, mentre da noi il privato è presente, ma non essendo coordinato e agendo solo per motivi di speculazione e di economia, non va a coprire gli effettivi bisogni che purtroppo vengono abbandonati dal pubblico. Noi ovviamente ci siamo impegnati affinché il pubblico riprenda il suo ruolo di prioritario di gestione della sanità. Questo volevo dire. Poi ovviamente mi fa piacere di essere intervenuto in una situazione in cui queste situazioni vengono condivise a livello regionale, a livello nazionale, sperando che l'allargamento della lotta e della condivisione di queste problematiche riesca a spingere la politica a modificare una situazione che va oggettivamente contro gli interessi della maggioranza dei cittadini, che hanno bisogno di una sanità pubblica disponibile, accessibile per tutti. Questo era quello che dirò, perché è inutile andare a prolungare oltre. Va bene, grazie, è stato assolutamente preciso. E, niente, allora ringrazio tutte le persone che sono intervenute, tutti quelli che hanno seguito. Ricordo che siccome il tutto è stato ritrasmesso via Facebook, potrà comunque essere rivisto e anche ripostato da altre parti. Per cui chiedo a tutti magari di ripostare questa cosa per chi non ha potuto seguire appunto la diretta. Speriamo di rivederci appena passerà questa fase così, così importante, magari anche dal vivo, per sottolineare appunto tutti questi argomenti che abbiamo continuato a ribadire all'interno di tutti i nostri interventi. Ricordiamoci della lettera al Presidente del Consiglio, che è molto importante, abbiamo lanciato su Twitter, abbiamo rilanciato l'hashtag commissariate la Lombardia, taggando direttamente il Presidente del Consiglio, perché non possiamo più assolutamente tollerare questa vergognosa situazione. Lo chiediamo in nome dei nostri 18.300 morti, lo chiediamo in nome dei Lombardi, e spero che in tutte le regioni la gente si ribelli a questo discorso di sanità privata passata, cioè pubblica passata a privata, perché è veramente una vergogna nazionale. Punto. Va bene, allora ringrazio ancora tutti e niente, ovviamente il tutto continua e cerchiamo di tenerci in collegamento appunto per fare in modo che le cose possano cambiare. Grazie.